Buonasera, e che dobbiamo dire noi qua? Parleranno loro, Damiano Giordano, Ninori, un Ciao, titolo ben, ciao a tutti. eloquente, come va? Bene, 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 Massimo. bene. Andrea Bosco poi naturalmente collegato telefonicamente con noi e voi. Ieri abbiamo, come dire, acceso un po' gli animi, ma oggi sembra tutto un po' controverso su questa vicenda. Facciamo vedere però intanto, allora, Mourinho, Pogba. United non confermo, ma neppure smentisco. Dalla Francia danno l'affare per chiuso, dalla Florida dove Pogba è in vacanza arrivano voci che confermano il prossimo passaggio del giocatore. Però, eccolo qui su Instagram, social, Pogba poi non è stato tradotto letteralmente, ma dice in francese, lo scrive, io ascolto tutti, al momento, in questo momento però io sono in congedo in vacanza, io mi sto riposando un po'. Ok, ne approfitto perché l'estate è quasi terminata. Calmiamoci, questo è quanto scrive Paul Pogba, per cui nessuno conferma, nessuno smentisce una situazione che ha, se ho sbagliato ho messo l'accento, lo tolgo, che ha come dire, un po' dell'inverosimile. Ieri si va anche Raio, l'ha detto tutto chiacchiere, chiacchiere. Ha detto anche oggi. Lo ribadisce. Allora, dove sta la verità su Pogba? Parto da Nino, visto che tu sei stato in onda su Sì, oggi, ma infatti. Sì, cosa ne pensi lui di ne parla da ieri, peraltro, di ma questa situazione? Intanto i riferimenti sono lì e li vedete, quindi sentire un po' il la prima cosa che mi viene da telespettatore. pensare, che mi viene da dire, è che oggi siamo a meno 43, cioè che fra 43 giorni finalmente ci saremo levati dalle scatole questa storia di questo calciomercato fatto di voci, fatto di indiscrezioni non confermate, fatto di bla bla bla. No, è carino che poi sia Raiola a dire che sono solo dei bla bla bla. I bla 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 li ha fatti lui, visto e considerato che è lui che ha parlato a quanto sembra, con il Manchester, eccetera, eccetera. Certo, visto che tu parli di Pogba, noi lo vediamo che gioca a basket, eccolo qua, dal suo profilo Instagram. Prego. Infatti, lui gioca a basket, ma lui si sta divertendo giustamente, è in vacanza, si è meritato le vacanze, adesso se le gode. Non ci sono segnali che dicano È che con lui Lukaku qua, è lo già, dico sì, un'altra non ci sono torta. segnali che dicono che lui sia già da un'altra parte, né a Manchester né a Madrid, non ci sono nemmeno segnali che dicono che lui rimanga alla Juventus, se non il fatto che c'è un contratto in corso e che finché non viene firmato qualche cosa che vada ad annullare quel contratto in corso, lui è tuttora un giocatore della Juventus. Peraltro è vero che è sicuramente molto ma molto probabile che lui ci saluti, eccetera, eccetera. Tra parentesi, io prima dicevo mancano pochi giorni no, purtroppo manca ancora un mese e mezzo alla fine di questo maledetto calciomercato. Però notavo una cosa che è curiosa. Questo calciomercato di fatto esiste perché c'è la Juventus. Sì, beh, qui in Perché Italia in quantomeno. Italia altre operazioni significative non se ne sono viste, nel senso che abbiamo visto operazioni quali quelle su Pjanic, su Dani Alves, su Piazza che è appena arrivato, su Benatia che è arrivato una settimana fa. Forse potremmo vedere altre operazioni, appunto, tipo magari una possibile partenza di Pogba, un possibile arrivo di Higuaín o di non so chi altri, tutta roba che comunque ha fatto la Juve. Tant'è vero. Che di solito che cosa succedeva? Di solito succedeva che erano le avversarie, no? Erano particolari in Europa, noi eravamo la terra di conquista, no? Per il Real Madrid, per il Barcellona, per il Bayern di turno, eccetera, eccetera. Il fatto che sia la Juve a dominare la situazione, perlomeno quella italiana, ha scatenato anche un po' di opinionisti, no? Ho letto cose del tipo è una vergogna che ci sia questa arroganza da parte di chi ha più soldi degli altri, eccetera, eccetera. Questo nei giorni nei quali si è parlato, cioè nell'ultima settimana, nei giorni nei quali si è parlato della storia della clausola di rescissione di Higuaín, eccetera, eccetera, no? Tutti scandalizzati, no? Cioè, questa Juve così arrogante che vuole prendersi tutti solo perché hai i soldi a disposizione. Francamente, io non ho letto nessuno che abbia parlato dell'arroganza del Manchester United che vuole prendersi Pogba solo perché ha a disposizione Vabbè, ma in questi Italia 120 sappiamo come milioni. funziona in questo, No, no? è Che c'è questo curioso però che ci si atteggiamento. indigni quando l'arroganza noi la esercitiamo, mentre invece quando noi la subiamo va bene a tutti, no? È No, è curiosa paradossale, questa è più che altro è paradossale perché, come si cosa. dice, chi ha più bisogno, chi deve recuperare, diciamo, deve fare più mercato delle altre. Se prendiamo tante grandi squadre, oltre a 2, 3, 4, barra 5 massimo operazioni, si limita a puntellare. Squadre come Inter, Milan, Roma e Napoli che dovrebbero fare un mercato Ah, molto più scusa, no, corposo. avevo Però capito che per... parlassi di grandi squadre, scusa. No, vabbè.
Parlo del calcio italiano, nel senso che sono d'accordo. Devi avere anche i soldi, Damiano. Ma devi avere anche l'appeal giusto, perché il Napoli è forse stata la squadra più attiva, ma che è la stessa che ha ricevuto diversi no. Quindi, d'accordo con Nino quando dice è la Juve che in questo momento sta muovendo i fili. E sarei ben felice che Higuain, soprattutto, che i soldi comunque spesi dal campionato italiano restino nel campionato italiano. Stato di fatto però ad oggi la situazione è che Higuain, che è un patrimonio importante del calcio italiano, no? Perché insomma è stato il capocannoniere lo scorso anno con 36 reti segnate eccetera eccetera, molto probabilmente al Napoli non rimarrà e l'unica speranza che il calcio italiano ha che Higuain rimanga in Italia e che Higuain, qualcuno nella fattispecie la Juve, paghi la sua clausola rescissoria, altrimenti Higuain è un altro di quelli che ci saluta, così come probabilmente ci saluterà il Pogba di turno e così allora via. 29 minuti fa parlavi di Higuain, prendo quanto dice la Gazzetta dello Sport, la clausola scade il 31 ma può liberarsi con una penale. È difficile fare previsioni, se lunedì nessuno avrà pagato al Napoli 94 milioni e spiccioli, il Pipita si presenterà in ritiro. La certezza che i rapporti fra Higuain e De Laurentiis sono deteriorati. Se Higuain andrà via da Napoli perché sarà solo perché è stato profondamente deluso umanamente e calcisticamente. Vediamo quant'è questa penale a questo punto. Gli aveva chiesto sin dalla fine della prima stagione con Benitez in panchina un progetto vincente. Vediamo un po'. Quant'è? Non c'è. Allora, già la clausola. Ecco, allora, chi è disposto a pagarla può farla in due rate da 47 milioni, 31 luglio, lo sappiamo. Dove però a quanto pare sarebbe comunque possibile portare via Higuain dal Napoli aggiungendo alla cifra complessiva 94 un ulteriore penale, ma non ho capito. Dunque il Pipita potrebbe mettersi a disposizione di Sarri e poi cambiare aria e salutare De Laurentiis, non riesco a capire, cioè tu paghi 94 milioni e 736 mila euro più una penale? Non ho capito. Dipende da che cosa. A parte il fatto che io in tutta franchezza non ho mai capito per quale diavolo di motivo, visto che il contratto di Higuain scade il 30 giugno del 2018, la clausola debba scadere il 31 luglio del 2016. È un discrezione della Gazzetta in questo caso, perché lui ha lasciato più dubbi che certezze, perché a domanda fatta ha detto una cosa che riguarda solo noi, e quindi lasci un po'. No, ma sono belle queste dubbi. Sono belle queste indiscrezioni, queste voci che arrivano. Chiedo a voi tipo la voce più che arriva dal parrucchiere di Pogba, per esempio. No? Cioè il fatto che ci siano giornalisti. Il fatto che ci siano giornalisti che poi riportano su testate nazionali le vaccate che dice il parrucchiere di Pogba, in tutta franchezza. A me non preoccupa la questione Pogba, a me preoccupa come sono messi i media italiani. È anche vero che da buoni informatori è giusto menzionarla, cioè il parrucchiere storico, perché non è che Pogba... No, ma poi a Miami, Non è che Pogba, diciamo, ogni volta vada a un parrucchiere diverso. Sappiamo che è un parrucchiere personale che se lo porta dappertutto. Ah, è suo questo? È suo, se lo porta dappertutto. È a Miami con lui. Quindi magari quando fare il post e poi viene cancellato per dovere di cronaca va riportato, proprio perché non è una persona sconosciuta, dice uno voleva farsi magari ma per carità, però allo stesso tempo qualche dubbio sulle fonti, se mi permetti. Sì, no, lascia il tempo che trova, per voi, perché diciamo... se per una notizia come quella del possibile passaggio, come quella del possibile trasferimento monstro della storia del calcio, questo staremmo parlando qualora andasse in porto, ci si debba affidare come fonte a un parrucchiere. Ma il parrucchiere dice, cioè, evidentemente qualcuno pensa di poter amplificare e rendere pubblica le fonti. Anche no, ma il parrucchiere fa il suo lavoro, ci mancherebbe altro, si autopromuove. Esattamente, benissimo. No, leggiamo. Mi preoccupano altri. Ho una domanda, gli sms li leggo dopo, cominciano ad arrivare naturalmente, qualcuno ce l'ha con il CAN, però visto che voi siete più addentro, una regola giornalistica imporrebbe in linea generale che non si dicano tante inesattezze, no? In realtà ieri tutti i media davano, io capisco, devono riempire le pagine, farsi cliccare, tutti i vari siti davano Pogba per fatto, con tanto di cifre ed altro. Oggi c'è un ripensamento con Raiola che dice non è vero, l'altro non è vero, addirittura hanno messo la lavagnetta disegnata di Mourinho con la freccia, la moglie guarda, ha fatto questa foto, ci siamo messi a controllare, non si leggeva granché, però noi l'abbiamo fatta vedere.
Da dove trae l'infa tutto questo? Cioè il giornalismo è diverso, secondo allora, me. Poi ve lo dice un professionista da 22 anni, non mi devo incensare, professionista è uno che, voglio dire, dovrebbe quantomeno masticarla la materia, però io ci capisco poco in questo momento. No, Massimo, secondo me bisogna fare ordine, cioè ordine cronologico, nel senso, è vero che la trattativa c'è, nel senso è vero che il Manchester United ha fatto una proposta ufficiale alla Juventus e la Juventus, che è una squadra cortese, soprattutto se vuole il Manchester United incontrarti, non è che vai lì a dirgli non ci incontriamo, per cortesia incontri e apri la famosa busta che c'è, al quale c'era dentro 101 milioni. E la Juventus a quel punto ha rifiutato l'offerta, quindi è vero che la proposta è arrivata, non è vero che oggi Pogba è un giocatore del Manchester United, perché in Inghilterra soprattutto spingono tantissimo la settimana, addirittura si parlavano di visite mediche, si parlavano di prenotazioni, eccetera, eccetera. Quindi Raiola giustamente nega questo affare concluso, non nega la trattativa, perché tanti dicevano, però non ha negato la trattativa, non puoi negare una cosa che è successa, neghi questo affare concluso e poi chiude dicendo bla bla bla, che secondo me quel bla 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 è forse l'unica volta in cui è il soggetto della frase, nel senso che se sai che la trattativa andrà in porto non metti bla bla bla, magari neghi nel momento, ma se sai che la settimana prossima chiudi non dai delle chiacchiere, quindi bisogna stare un po' attenti. La situazione adesso è che la Juve non fa sconti al Manchester, cioè non ha fatto controproposte, ma vuole una determinata offerta che fa sobbalzare Agnelli dalla sedia. A quel punto magari si può ragionare con il consenso di Pogba, perché Pogba ha dato l'ok, nel senso va bene che se proprio mi dovete cedere sappiate che il Manchester, che al Manchester ci vado, è questo in sostanza, ma non ha mai detto voglio andare via dalla Juve. No. Cioè, la situazione ieri però sembrava avesse detto quello. Così come la Juve, così come la Juve non ha mai detto di voler vendere Pogba, anche perché la Juve non vuole vendere Pogba. Giusto ribadirlo, anche perché io sto assistendo in questi giorni a una sorta di gara fra chi dica più fesserie, fra gli addetti ai lavori e i tifosi. No, perché ormai è questa la situazione. Una volta io pensavo che i tifosi fossero condizionati dagli addetti ai lavori, no? Cioè le voci che venivano riportate in qualche modo condizionassero i tifosi. Oggi mi sembra addirittura che la situazione sia contraria. Sono gli addetti ai lavori che, pur di ingraziarsi i tifosi, si mettono a inventarsi, non dico inventarsi, ma a riportare come credibili qualunque tipo di voci, parrucchieri compresi. Ora, la situazione secondo me fa abbastanza ridere, nel senso che è vero che la Juventus non ha nessun desiderio di vendere Pogba, così come è vero che Pogba non ha nessun desiderio di andare via dalla Juve. Però, signori, nel momento in cui a questo gli offrono 15 milioni o addirittura, a quanto si dice, fra pubblicità eccetera, diciamo, la possibilità di arrivare fuori, fino a 20, è qualcosa di incredibile. Ma è chiaro che per quanto abbia 23 anni e quindi possa pensare di spuntarne anche di più in futuro, per quanto possa avere voglia di vincere qui e di non andare in una squadra che al massimo potrà vincere la Premier League l'anno prossimo, perché non può vincere altro visto che la Champions non la fa, è chiaro che comunque questo ci pensa, dice beh sì, potrebbe essere una destinazione di io ti dico anche un motivo in più, cioè io non biasimo Pogba se accetta il Manchester per i motivi che hai detto tu, ma io ti do anche un altro motivo. Sai cosa significherebbe per lui tornare all'Old Trafford 4 anni dopo, da giocatore più pagato alla storia, davanti agli occhi di Sir Alex Ferguson? Certo. Sarebbe una delle soddisfazioni più grandi che un calciatore possa provare nella sua carriera. Di sicuro sarebbe la più grande figura di cacca della squadra di calcio può fare nella storia, perché il Manchester United che perde un giocatore a zero, ovvero a parametro UEFA, poi lo ricompra 4 anni dopo, a un milione e mezzo e 4 anni dopo per riprenderselo paga 120 milioni, è una ricompra che fa spavento, insomma. Però dobbiamo anche dire, Massimo, che se prima era magari una permanenza un po' più fissa, non possiamo dire 100% resterà, cioè in questo momento forse siamo più al 50-50. Sono sempre, voglio dire, nel senso, stiamo andando a deduzioni logiche. Sì, no, ovvio, stiamo cercando di analizzare tutta questa situazione qui. Perché nessuno ha mostrato una proposta, cioè ha detto qui c'è, come dire, facciamo un pour parler, no? Queste notizie che filtrano con queste cifre spaventose, Manino ha detto, te lo cedo a zero, me lo ricompro a 120. No? Questo è il senso del discorso. Sì, facciamo la pausa e poi leggiamo un po' di mail che sono già arrivate, sentiamo anche voi.
Sentiremo anche Andrea Bosco. Rimanete in Agorà. Eccoci tornati. Allora, leggiamo un po' di mail che sono, cominciano ad arrivare. Buonasera a tutti. Io spero che Pogba resti alla Juve perché sostituirlo è impossibile. Il nostro centrocampo parte da lui e si sta fermando proprio alla Juventus. Benvenuto a Piazza, un altro gioiello. Siamo alla pari delle altre big d'Europa sino alla fine, Alessio da Caserta. Poi Gabri, non mi preoccupa tanto l'eventuale cessione di Pogba, la nostra forza e la società saranno in grado di rimpiazzare al meglio Paul, ad esempio con Higuain, sempre forza Juve. Ma il 20 non doveva cominciare ad allenarsi anche Dani Alves, che fine ha fatto? Non è ancora rientrato Alessia? Suppongo sia ancora in vacanza, ha fatto la Coppa America, quindi suppongo qui qualcuno ci scrive da un concessionario. Volevo chiedervi se è vero che dopo Pogba che lo United voglia anche Bonucci, fonte Juve News. Assolutamente no. No, scusa, magari loro lo vorrebbero, sì, però no, certo. il problema è che non glielo danno. Ma non pensate che operazioni di questo genere non si fanno dall'oggi al domani, Pogba e Higuain? Secondo me sono due operazioni già chiuse e chi più e chi meno, vedete, cerca di togliersi di dosso l'assio dei tifosi. Che ne pensate, Leonida? Potrebbe essere, potrebbe, è tutt'altro che campata in aria come idea. Notizie di su Gabigol, grande Rinori, Giovanni ci da Messina, sono, sì, adesso arriviamo, ci arriviamo. Spero che non le chieda a me perché non so chi sia. Ora come ora, secondo me, il vero problema è il centrocampo. Partendo Pogba ci troviamo in una situazione dubbia. Marchisio, Khedira, Aut, Hernandez, Lamina, Pjanic e Sturaro disponibili. Ecco la mia paura, dover ricostruire un centrocampo, cosa non facile, soprattutto per giocatori che non hanno giocato insieme. Però fiducia in Marotta e voglio Higuain, anche perché da parecchi anni però, fermati un istante. Centrocampo, problema centrocampo. Qualora realmente Pogba andasse via, il problema centrocampo qual è? Cioè, cosa è cambiato da un giorno fa? È cambiato che fino a ieri c'era Pogba, da domani forse non ci sarà più Pogba. Ma tutti gli altri che c'erano fino a ieri ci sono ancora, non è, cioè Pjanic l'abbiamo comprato lo stesso, anche se tanto vorrei andare un attimo sul Twitter di Patrice Evra, perché però c'è da dire anche un'altra cosa, Massimo. Non credo, cioè, che la Juve stia lì a guardare, no, collegandomi al messaggio di prima, dicevo operazioni già fatte. Lo spero per loro, nel senso che io non immagino una Juve e un Napoli arrivare al mese di agosto, uno ma che certo, deve certo sostituire Higuain e l'altro che deve sostituire Pogba. Ma l'ha detto Paratici la settimana scorsa. Anche se la Juve, che secondo me l'idea è quella di rinforzare un reparto, perché un altro Pogba non lo trovi, anche se lo togliono. Quindi una soluzione può essere rinforzare il reparto offensivo, e quindi cercando poi nel valore totale di equilibrare, di equilibrare la cosa. Però poi la Juve deve sostituire due centrocampisti, non ci dimentichiamo che oggi la Juve cerca anche un vice Marchisio ancora, quindi è una situazione da monitorare fino alla fine, quindi la Juve vuole capire bene se il Manchester si rifarà vivo, perché secondo me un'altra proposta la farà. A quel punto bisogna vedere se soddisferà, cioè, in sostanza, diciamo, la ci Juventus. Mancava un centrocampista al netto di eventuali cessioni, anzi spero che ci siano le cessioni di Pereira, Hernanes, Lemina non lo so, e poco mi interessa al momento. Dicevo, comunque, al netto delle eventuali cessioni, comunque ci mancava un centrocampista. Chiaro che se mancasse anche Pogba ce ne mancherebbero due. Mi sembra abbastanza evidente, insomma. Che il centrocampo fosse un po' da ritoccare era ovvio, ma anche per un motivo solo. Il fatto che dai giocatori titolari ai giocatori che vanno in panchina, comunque devono subentrare, c'è una differenza, non dico notevole, ma sostanziale. Infatti la Juve senza suo centrocampo titolare ha vinto una partita su 8. Quindi guardate, la forza, l'obiettivo secondo me della Juve è ridurre proprio il gap che c'è tra i giocatori che devono subentrare a quelli titolari, in modo tale che se te ne esce uno non rimpiangi la sua assenza. In modo tale da non avere delle riserve ma delle alternative. L'Instagram di Patrice Evra che dice: come faccio a non essere agitato quando vedo queste scelte? Mamma mia, Juventus, cosa stai combinando? Io amo questo gioco, guardate qui. Uno potrebbe anche interpretare al contrario, li ha messi tutti tenendo Venazia, Rugani, Barzagli, Lichtsteiner, Dani Alves, Chevra, Alessandro, Chiellini, Bonucci, tutta la difesa. Ha messo i quattro terzini e i cinque centrali. Questi diavoli sicuri, per cui se Patrice Evra li ha pubblicati sul suo profilo. No, la cosa incredibile tutti di... restano. No, scusate, quindi Rugani dov'è? Eccolo qui, quindi Rugani non dovrebbe essere ceduto. No, ma qui Evra gioca con le posizioni, certo, nel senso che però
Damiano, se tu vai, visto che c'è gente molto meno titolata di cui noi a contrario ragioniamo, ha fatto questo, allora vuol dire l'altro. Evra mette una cosa, mi sembra una persona decisamente intelligente, potrebbe essere tu dici che ci vedi, certo, dico, allora questi qui sono, nessuno tocca né Bonucci né Rugani, che potrebbe essere, oggi leggevo il metodo per arrivare a cessione, addirittura Higuain, le solite cose campate in aria. Facciamo anche noi un'interpretazione estensiva di un disegno e di una foto su Instagram dicendo questi ci sono, fine, non saranno. Tra l'altro credo che Bonucci con l'immagine del brindisi fra lui e Barzagli dell'altro giorno abbia chiuso la questione, ecco, in maniera definitiva. Ecco la differenza. Anche lì, Nino. Cosa era venuta fuori? La storia è intanto brinda a Formentera, però, chissà cosa staranno... Però la differenza tra Bonucci e Pogba è stata anche questa, l'esposizione del giocatore, certo. Perché dobbiamo ammetterlo, Bonucci anche attraverso quel video, l'ha dato a un amico, si è esposto e quindi questo ha facilitato un po' tutta la situazione. Invece Pogba, che non ha mai negato, però d'altra parte non ha mai non si è mai esposto da questo punto di vista dicendo no, state tranquilli che resto alla Juventus. È anche vero che non è che può dire resto a vita, sono frasi che ormai secondo me hanno perso ogni valore, però sbilanciarsi a volte rende la vita un po' più facile. Sentiamo un po' di telespettatori, se abbiamo un problema leggiamo delle mail. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Paolo da Milano. Prego. Buonasera. Paolo, benvenuto. Sì, volevo dire una cosa sulla questione Pogba. Sì. Ma io sento delle varie trasmissioni, sia di Top Calcio 24, sia su Top Lane, due versioni contrastanti. Sì, lo so. Voi deve essere bello, avete sempre una minima speranza che rimanga... Oggi Chirico ha detto magari forse non è del tutto soddisfatto andare via, eccetera, eccetera. Sul Top Calcio 24, quelli di calciomercato.com dicono sì, è già fatto. La Juve prende 100 milioni, che mi sembrano veramente pochi, 100 milioni netti. Se poi ne danno 94 per Higuain, già rimangono 6, ma è una miseria, sono spiccioli. Paolo da Milano, allora è il quesito che ci stiamo ponendo da ieri, in un turbine di informazioni, io non so dare una risposta perché non ho, devo essere sincero, fonti in merito. Calma però su di una cosa, certo, non ho se fonti danno in 100 milioni, ma quando anche ne dessero 120 di milioni, il discorso però non va impostato in quei termini lì. Pogba è un giocatore che oggi alla Juventus incide in termini di costi per poco più di 10 milioni l'anno. Qualora il suo contratto venisse ritoccato e portato dagli attuali 4,5 magari a 7 milioni l'anno, robe di questo genere, finirebbe per incidere circa 15 milioni, più o meno quanto incide Pjanic, appena arrivato. Più o meno quanto incide Pjanic. Prendere Higuain alle condizioni delle quali si è parlato nei giorni scorsi incide per 37-38 milioni l'anno per 4 anni, quindi se anche di milioni me ne dessero 200 per Pogba non risolvo lo stesso il problema, nel senso che devo comunque sostituire il giocatore e devo comunque caricarmi degli altri costi. Il calciomercato, io capisco che sia facile ragionare in termini di costo del cartellino, è anche più semplice, ma le società non possono e non devono ragionare così. Le società devono ragionare in termini di costo del cartellino e di ingaggio lordo del giocatore, altrimenti si rischia di fallire qualora non si ragioni correttamente da questo punto di vista. Noi abbiamo avuto la straordinaria fortuna di prendere fondamentalmente Pogba a zero, nel senso che Pogba è costato quelle che sono state le commissioni molto salate che ha percepito Raiola in questi anni. Ma attenzione, le ha percepite perché comunque lui è il più bravo e ha portato il giocatore migliore, quindi è anche giusto che le abbia percepite. E ci ha visto lungo, visto che ora c'è anche una percentuale sul prossimo contratto. Ci ha visto molto lungo. Da dire una cosa sulle fonti, varie fonti, visto che il tifoso prima ha nominato i nostri Top cugini, calcio, i nostri cugini. Ognuno ha le sue fonti, ognuno dà le sue notizie, noi non abbiamo... tra virgolette negato le notizie altrui, noi abbiamo detto quello che ci risulta è che questa cessione non è così scontata come sembra, perché tanti l'hanno per fatta, ma il primo a smentire questa notizia è stato Raiola oggi, non è che l'abbiamo detto noi, ha confermato più o meno quello che dicevamo noi, però stamattina
Cioè noi abbiamo solo detto che non è così scontato che domani Pogba sarà a Manchester. Però è vero, diciamo, che ieri si leggeva, il calciatore ha detto voglio andare, sono quasi deciso, oggi su Instagram ha detto oh, cioè ragazzi, sono in vacanza, sto giocando a basket. Rilassatevi. Tra parentesi, io non ho visto una sola fonte. Non ho visto una sola fonte di tutte le dichiarazioni che sono state fatte ieri. Avremmo dovuto essere più calmi. Qual era la fonte di questa cosa che Pogba avesse detto voglio andarmene? Bravo. Qual era la fonte? L'abbiamo presa. Sì. Era il parrucchiere, non lo so. Cioè, no, c'era già il parrucchiere ieri. Infatti, io mi sento di dire ora 50-50, cioè è difficile sbilanciare. Altra chiamata. Con chi parliamo? Ciao. Sì, parlo con Donato Martine. Ciao Donato, benvenuto. Buonasera. Buonasera, prego. Ciao, io sono un argentino, ho arrivato nel River Plate. Sì. Da tanti anni fa. Però io lo che dico, ahi stanno parlando, per carità, io non voglio offendere a nessuno lì. Sì. Però tante parlando di Marchisio. Marchisio, quando ritornerà? Non tornerà mai più come prima, perché il dramma è rimasto. Più le dirò del Piero quando ha avuto quel grave incidente, non è tornato più come prima. Allora voi parlate eliminare è un giocatore che non bisogna mandarlo via, è un elvaio come Sacho Moa, non bisogna mandarlo via. Che me dica di Hernandez va benissimo, Pereira va benissimo, però poi quel giocatore che già sanno il gioco di Allegri non bisogna mandarlo via. Questo è il mio pensiero. Vabbè. Ti lo scusa. E ci mancherebbe. No, vuole grazie, ma noi non abbiamo parlato di Marchisio. Io sono andato sull'Instagram di Marchisio e dice a Vinovo 35 gradi e si corre sostanzialmente. E procede la riabilitazione. Esattamente. Qualcuno dice convinci Pogba a rimanere e farlo per il popolo juventino. I commenti su Instagram sono pazzeschi di tanti giocatori. Maglie non onorate ed altro, questo è il profilo di Claudio Marchisio su Instagram. Quindi a proposito di quello che diceva l'amico dall'Argentina, che se ho capito bene ha giocato nel River Plate da giovane, così ha detto. Effettivamente è vero che Lemina non sta scritto da nessuna parte che lo si debba vendere, però è anche pur vero che Lemina non è un giocatore strategicamente fondamentale per la Juventus come lo possono essere il Khedira o il Pogba o il Marchisio o il Pjanic adesso di turno. Per cui di fronte ad un'offerta importante, non dimentichiamoci mai che la Juventus ha comprato Lemina 3 mesi fa a 9 milioni e mezzo. Se dopo 3 mesi arriva uno che me ne offre 20, è porca miseria. Cioè, la valuti, almeno la valuti. Cioè, almeno si valuta. Se si trattasse del giocatore sul quale intendo costruire la squadra per il futuro, ok. Ma è Lemina comunque, gran bel giocatore, ma non ancora uno dei top. Ecco. Allora, facciamo la pausa. Intanto vediamoci un attimo il Twitter ufficiale della Juventus. Che cosa c'è di nuovo? Melbourne, eccoli qui. Oggi è arrivato Piazza, diciamo la vista, poi rivediamo qui magari le immagini che non c'eravamo naturalmente. La pausa tra poco. No, non ci ho fatto caso. Quell'apertura alla Zlatan. Zlatan, come dice Mino. Siamo tornati, siamo in stavo dando un'occhiata a tutto quanto, un po' di sms, dai, già che ci siamo. Pogba rimarrà ancora una stagione per provare a vincere la Champions, forte del fatto che anche la dirigenza è uscita allo scoperto, il prossimo anno sicuramente finirà questa telenovela che puntualmente ogni anno si ripete. Un messaggio di Dario, poi forza Juventus, con Pogba o senza saremo sempre forti, orgoglioso. Sandro da Paternò, Catania, è vero quello che si dice di Gabriel Barbosa, si avvicina alla Juve per 18 milioni fino alla fine. Se vuoi ne parliamo subito. Parliamone subito perché oggi diciamo Sport, Diario Sport, giornale quotidiano spagnolo, ha praticamente, ricordiamo, giornale molto vicino al Barcellona, squadra che era anche su Gabigol, ha praticamente titolato stretta finale della Juventus per Gabigol. Ricordiamo l'offerta di 18 milioni più bonus per il Santos, perché Gabigol ha il contratto diviso in 3 parti, Doyen, il padre e il Santos, quindi possiamo anche sostanzialmente dire in 2 parti, perché quando il padre decide le sorti del giocatore, insomma, sono 2 parti. Il Santos avrebbe già diciamo aperto alla Juventus, nel senso che accetterebbe, si dice, questa indiscrezione che dà proprio Sport, che avrebbe accettato l'offerta della Juventus, quindi è alla stretta finale e lo stesso giocatore sa
che alla Juventus, pur magari non essendo titolare, ha più possibilità di guadagnarsi un posto che invece nel Barcellona, dove davanti a lui ha tre mostri sacri. Ricordiamo, un giocatore basso, molto forte fisicamente, una punta abbastanza tipica, diciamo, in Brasile, perché tanti l'hanno paragonato a Gabriel Jesus, ma non gli assomiglia per niente, perché lui è un giocatore molto cinico, gran tiro, quindi non è tecnico, sopraffino come Gabriel Jesus. E quindi a questo punto noi riprendiamo questa notizia dalla Spagna, Juve molto vicina a Gabriel. È una Juve rivoluzionata, quella che sta delineando. Boh, dai, fino a un certo punto, fino rispetto certo all'anno scorso è molto meno rivoluzionata. Quindi potremmo, allora... Questa era la novità su Gabigol. Barbosa, buon pomeriggio. Mi spiegate perché il calcio italiano deve essere ostaggio del signor Raiola? Allora cambiamo il nome al campionato, chiamiamola la Raiola con i soldi. Se avverrà della vendita di Pogba, gettarsi sui giocatori come Saponara, Vasquez, Francesco Lazzini. Vasquez è già andato da altre parti. Siviglia. Ostaggio di Raiola, un momento, io insisto ancora su questa cosa. Io non riesco a considerare un nemico uno che negli anni ci ha portato Nedved, Ibrahimovic e Pogba. Io lo considero un po' spregiudicato invece, ammesso che sia. Ma certo, ma lui fa il suo lavoro. Il suo lavoro è quello di difendere gli interessi dei suoi giocatori, di promuoverli, di guadagnare, di far guadagnare i suoi giocatori, e di conseguenza ci guadagna lui. Però attenzione, gli affari nel calcio si fanno comunque in tre. Li fa chi compra, li fa chi vende e li fa chi viene virgolette venduto o comprato, quindi di conseguenza lui che tutela gli interessi di questa, di questo terzo elemento e che fa da intermediario fra le parti, se sei bravo è giusto che tu sia quello che ci guadagna di più. La prova... Poi possiamo discutere sul fatto che sia spregiudicato. No, ma la prova madre di quello che secondo me ti dà ragione è la situazione di Nedved. Bravo, se ci ricordiamo Nedved, l'anno in cui Mourinho lo voleva fortemente all'Inter e quell'anno avrebbe vinto anche la Champions perché fu l'Inter del triplete, Nedved si rifiutò di andare all'Inter. Si ritira, nonostante Raiola gli portò tutta la carta con il contratto. Bravo. Con i soldi, lì Nedved disse: Mino, io ti voglio bene, però, ma voglio restare alla Juventus. Quanti anni aveva Nedved? No, era ancora, ora 36, non ricordo, sì. 36 o 37. Okay. Cioè, era comunque fine carriera, però Mourinho lo voleva. Però di uno con un'età già... No, però attenzione, con l'Inter che era comunque disponibile a dargli qualche milione per quella stagione, in ogni caso. Ed era un Inter forte. Nedved, cioè, un ha avuto importante la forza di dire di no a Raiola, che attenzione, continua a rimanere il suo migliore amico, quindi... Ma Raiola... Non ci sarà nessuna guerra tra la Juventus e Raiola. Siamo su due, come dire, poi può essere tutta una montatura. Qui allora, se viene Higuain, rinforziamo il Napoli con 95 milioni, si prenderebbero due o tre buoni giocatori. Vi ricordate, ieri l'Atletico, oltre 30 gol senza vincere niente. Lasciamo il Pipita, dov'è Roberto? Beh, siamo domanda. Un po' diversi da quell'Atletico noi oggi. Ad ora, all'ordo di Pogba, secondo voi chi ha la rosa più competitiva fra Manchester United e la Juventus? Ibra in Champions ha sempre steccato, quindi Pogba, se andasse al Manchester, avrebbe in prospettiva meno chance di vincere in Europa, poiché se partisse la Juve acquisirebbe Higuain, che non ha 35 ma 28 anni. Vabbè, assolutamente quello d'accordo. Dare le sorti del Manchester United a Ibra, ok, che lui si è profanato Dio, il prossimo Dio di Manchester, non significa che se Ibra stecca in Champions, tutto il Manchester stecca in Champions. Il problema è che quest'anno non potranno steccare, perché questo in Champions sicuro non ci sono. Dal punto di vista tecnico è vero quello che dice la persona che scrive, perché comunque sia è un passo indietro dal punto di vista tecnico per Pogba passare dalla Juventus al Manchester. Oggi sì. Oggi sì. Fino all'altro ieri ci hai raccontato che Pogba restava al 100%. No, calma, io 100% ho una sola certezza nella vita e non me la potrò godere perché quando ci arriverò evidentemente. E poi quale sarebbe il problema? Dovresti chiedere scusa ai giornalisti perché hai usato termini come ciarlatani. No, li confermo assolutamente. Confermo il termine ciarlatani per tutti coloro che per esempio parlavano di visite mediche di Pogba al Manchester ieri, l'altro ieri, oggi. Una settimana fa. La settimana scorsa, tutti coloro che lo davano per venduto una settimana fa, un mese fa, cose del genere. Confermo il termine ciarlatani assolutamente. Per fare chiarezza. Chiedere scusa? Ci diciamo divide da questa voce popolare che sarà notizia o no, sono proprio queste visite. Noi oggi, tra virgolette, abbiamo smentito, insieme anche poi all'aiuto, tra virgolette, di Raiola, che ha twittato, il fatto che l'affare non è concluso per niente. Appunto. Assolutamente. Appunto. Continua Mari si chiuderà, ma oggi non lo è. Adesso ci andrei calmo sul si chiuderà o meno. No, dico...
questo momento non c'è nulla di presumibilmente si chiuderà, pazienza. Continua a ribadire che Polo andava blindata a maggio-giugno, sapevamo che Raiola avrebbe spinto come magari con una bella clausola rescissoria come Higuain. Che ne pensate di lasciare Higuain a Napoli, dare Pogba al Manchester per Martial, più soldi? Saluti Roberto. Vabbè, guarda, io prendo io, più volentieri Higuain, ma netta, però... ma sempre, cioè, io Higuain oggi lo prenderei sempre. Cioè, qualcuno dice, non riesco a capire. Secondo i giornali, solita storia, sembra che abbiano venduto anche lo stadium. C'è da dire un'altra cosa. È chiaro che il mestiere va fatto, qualcuno deve comprarli, qualcuno deve cliccare sui siti, per cui sai, prendiamo tutto un po' con le molle. Ma poi il mercato è anche così, Massimo. Cioè, io so un'indiscrezione e la batto subito. Quindi anche il fatto, se Paratici domani telefona all'amico dove va a mangiare sempre solo perché questo amico è il direttore generale della Sampdoria, la notizia si crea, la Juve sta trattando un giocatore della Sampdoria, quindi a volte ci si rincorre perché è anche difficile andare a capire magari cosa si dicono due dirigenti, e ognuno fa il suo lavoro, cerca notizie e ci prova, a volte succede anche questo, allora, cioè, calciomercato. La foto nella solita trattoria di Bonucci di qualche giorno fa che ha scatenato le fantasie morbose di un mossa sacco di marketing anche quella. Tra l'altro devo dire il cognato di Bonucci, marito, cioè fratello della moglie di Bonucci, Martina, se non mi sbaglio, con molta decisione è intervenuto sulla persona che ha postato questa cosa, su questa fotografia, dicendogli fondamentalmente di piantarla, di dire vaccate, perché poi i giornali hai parlato prima del barbiere, io uso un termine scacchistico, la mossa del barbiere di Pogba. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Sì, ti sentiamo, chi sei? Sì, Paolo da Avola, Siracusa. Benvenuto Paolo, prego. Buonasera. Sì, mi scusi, ma siccome stavo vedendo Top Planet nel 62, no, ho capito, nel 63 noi, Siamo sul 62. No, siccome ho seguito Top Planet nel 62, digitale, nel canale 62, ma perché tutti questi gufi che ci sono, tutto, no, è venduto, quanto mai è venduto? Tu sei su 62, no? Tu sei su 62, prego Paolo. No, parla. Prego. Hai capito che ho detto? Ho capito che che guardavi i gufi del 62, avete capito anche voi questo, no? Quello mi sembra. Sì. Ci sono tanti gufi, no, proprio qua è stato tutto un accanimento, proprio, hai capito? Ho capito, sì. È la loro speranza. Grazie Paolo, no, perché ben capito, prendiamo un'altra telefonata. È la loro speranza. Pronto? Pronto, buongiorno. Buonasera. Buongiorno. Calcio 24? No, questo è Top Planet. Top Planet. Hai sbagliato numero. Ah. Va bene lo stesso? No, vabbè, allora ne prendiamo un'altra perché cioè, ci ha chiamato. Magari voleva dire qualcosa. Pazienza, lo dirai. Pronto? No, pronto. Buonasera, con chi parliamo? Sono Francesco che chiama l'Abano Terme Padova. Benvenuto Francesco, prego. Volevo dire questo, che non bisogna dare retta alla TV canale 62 dove sono tutti milanisti, interisti, oppure a quello che scrive la Gazzetta dello Sport. Questi sono i nemici storici della Juventus. E allora volevo dire questo, sì, per arrivare al succo del discorso. Vai, arriva al succo. A me personalmente Higuain non mi piace, non darei mai, venderei Pogba per comprare Higuain. Higuain è meglio che lo vendano all'Arsenal o qualche altra squadra, perché De Laurentiis è molto furbo, sta usando la Juventus per vendere bene Pogba, per vendere bene Higuain, pensando che a Torino ci stanno degli stupidi. Higuain è meglio che se lo tengono loro oppure lo danno all'estero, perché De Laurentiis secondo me si è comportato malissimo, perché non può dire che è traditore, se va via dal Napoli, va alla Juventus, sta mettendo... ognuno fa gli interessi suoi. Sta mettendo in difficoltà. Quindi è un Higuain in passo ai tifosi. Non conviene a lui Higuain, però a me personalmente preferisco più Cavani che Higuain. E chiudiamo subito il discorso. E ti ringrazio, da Banaterna. Cioè, De Laurentiis oggi sta cercando di mettere Higuain in pasto ai tifosi. Pronto? Ciao, sono Alessandro da Catania. Ciao Alessandro, benvenuto, ciao. Buonasera. Buonasera. Ascolta, non si discute sicuramente la classe di Higuain, però io ribadisco sempre su un concetto. Premesso che la Juventus non ha mai speso queste cifre così folli, si parla di una cifra che sia di circa 180 milioni di euro.
perché non puntare su Cavani, che ha la stessa età, ha 6 mesi in più, sì, fa tutte e 3 le fasi, quindi a differenza di Higuain è un giocatore che come Mandzukic parte da, va in difesa, sta a centrocampo, quindi fa tutte e 3 fasi, costa la metà, sì, e alla fine l'ingaggio sarebbe uguale. No. Magari, magari. Adesso sentiamo l'ingaggio in questo momento, di Cavani al Paris Saint-Germain è di 12 milioni, altro che sarebbe uguale. Se io, calcolo un cartellino probabilmente intorno a una 60 di milioni per Cavani, e gli faccio lo stesso contratto che farei ad Higuain, però gliene devo dare 12 di milioni, perché Higuain viene da 3 milioni e mezzo e prende a Napoli, quindi se gliene dai 7 è grasso che cola. A Cavani gliene devo dare una dozzina, alla fine costano esattamente lo stesso, altro che la metà. Per 4 anni tutti e 2 costano in totale 150 milioni nei 4 anni, esattamente uguale. Allora vado in pausa, amici, però non ci chiedete quello che dicono dall'altra parte, perché non, questo è Top Planet, di là la famiglia è la stessa, è Top Calcio 24, anche questo, no? Il, come dire, lo stimolo, ma abbiamo cose da dire, loro altre, scegliete poi voi. Poi prendete atto voi e giudicate voi. Ci vediamo tra poco. Bull Victory, Juventus. Saremo qui alle 11 a commentare, Demelo Giordano, naturalmente Marcello Chirico, in diretta sabato mattina. Tra l'altro Allegri ha detto sono match importanti, servono per la preparazione, e poi ci porta un denaro, dico anch'io. Sì, no? Inizia il famoso Jeep Tour, questa partita. Spero meno duro dell'anno scorso, era stata veramente, come dire, piuttosto pesante come... c'era la Supercoppa, ha avuto delle conseguenze pesanti l'anno scorso. Più che allora, prima partita con Borussia Dortmund, si ricordate, correvano come dannati. Non è stato ancora ceduto, solo perché la Juve non vuol pagare le commissioni altissime di Raiola. Antonio, da questa fonte. Situazione si evidenzia questo, fonte sua. No, ma in sostanza amici, non va lontano. Ciascuno le proprie fonti, Nino, sei il più critico del mondo. Massimo, non va lontano alla fine la verità, perché la Juve su una cosa che dove abbiamo ricevuto conferme è che non vuole pagare assolutamente le varie commissioni di Raiola. Dice al Manchester, tu vuoi Pogba, Raiola, Pogba e di Raiola, vedetevela voi, ci mancherebbe altro. Se dovesse partire Pogba SMS, io penso che indossare la prestigiosa maglia numero 10 finalmente finirà sulle spalle di Dybala, che spero la onorerà sino alla fine della sua carriera. Tullio da Sant'Elpidio a Mare. Per scaramanzia non gliela darei. Però ci sta, dai. 2 anni fa ce l'aveva Tevez, se n'è andato. L'anno scorso l'aveva Pogba. Tu dici che porta un po' di... Diamola a Hernandez. I 10 non sono mai rimasti. Che non se ne va. Vabbè, però dai. Con o senza Pogba a Cardiff si va, Davide, da Colonia Monzede. Ieri sei stato un gran cuore Juve, come tanti juventini, compreso me. Sarebbe bello vedere squadra completa per puntare a tutto. Enzo da Paterno. Sì, ieri mi sono un po' alterato. Devo dire, mi sono lasciato un po' andare, ma perché più che altro poi oggi il tweet di Pogba ha rimesso tutto un po' in sesto. Godiamoci le vacanze, fatemi giocare a basket insieme a Lukaku, e quindi hai visto, 2 pertiche che giocano anche a basket. Tatticamente parlando, la Juventus avrebbe bisogno assolutamente di Mascherano. Ovviamente d'accordo, ma sta trattando il rinnovo con il Barcellona. Allora, ve la dite e ve la cantate come vi pare, senza contraddittorio. Più fiazioni di voi non c'è nessuno, quando finirà la pacchia. Allora Ivan, siamo il canale della Juve, voglio dire, non è che dobbiamo metterci qui alla Juventus, possiamo dire quello che vogliamo. No, a parte che non io dico che c'è una grande libertà, il telecomando, e se tu non hai voglia cambi, no? Cioè, questo è un canale dei tifosi della Juventus. Mi chiedevo solo se l'amico che ha mandato quel messaggio tifasse per una squadra che è arrivata a 9 punti, una che è arrivata a 40, una che è arrivata a 35 o una che è arrivata a 20. Boh, non importa. Comunque è un problema suo. Ma poi non è vero, perché uno, no, ma noi il problema ce l'ha lui, notizie. Che stai a guardare il nostro canale, no, ma guardati il tuo. Diamo sempre le notizie, anche quelle spiacevoli, perché infatti poi arriva un altro Ivan, tra virgolette, che ti critica se dici che Pogba va via. Certo. Allora, da questa situazione ci scrive grazie per il Signore che sta in cielo, si evidenzia questo, la Juve deve spillare più euro possibile al Manchester, EMU, Alfonso da Sapri, dite a Damiano che somiglia a Del Piero. Addirittura. Non faccio battute da trivio, caro... Secondo me non l'hai mai visto balleggiare, se no non lo direi. Ma l'ha mai detto nessuno.
Allora, buonasera a tutti. Apprendo da FB, se non è una bufala, che Gabigol è della Juventus, 18 milioni. Sai qualcosa? S Sport, Fabio da Brescia. È proprio quello che abbiamo detto. L'abbiamo detto la fonte prima. È la stessa, però in questo momento non è ufficiale. No. Cioè, la Juve sta alla stretta finale. Ci sarà un ulteriore incontro dove cercherà di definire un po' tanti dettagli. La notizia importante in questo momento è che il Barcellona si sia defilato. Un po'. Fra, visto che Pogba non si è pronunciato, cosa che ieri sembrava aver fatto, visto che è determinante la volontà del calciatore, che cosa succederà? Visto che stiamo discutendo di aria fritta, no? Lui ha detto io sto giocando a basket, statevi un attimo calmi, godiamoci le vacanze, andrà o rimarrà? Perché questa aria fritta, poi magari l'offerta c'è stata. Certo. L'offerta c'è stata, Massimo. La prima offerta è stata rifiutata dalla Juve. Okay. Cioè, questa è successo. Infatti, per questo non si può negare la trattativa. Si può negare l'affare concluso al 100%, si può negare oggi. Però, come dicevi giustamente tu, i giocatori alla fine ormai non si espongono più. Cioè, tu immagini la situazione che ha Higuaín in questo momento. Lui gioca a basket, eccolo qua. Cioè, prendi la situazione di Higuaín in questo momento. Nonostante i messaggi dei social, i tifosi del Napoli infuriati, con De Laurentiis che sta mettendo Higuaín in spalle alla società, e lui ancora non si è esposto. Figuriamoci se lo fa Pogba, che non ha mai chiesto di andare via. Ah, e allora non vedo perché debba... voglia dire me ne vado, cioè, no, ma non è affatto detto. Ieri a sembrava l'avesse detto, a oggi non è affatto detto. Non è affatto detto. Allora leggiamo ancora un po' di mail. Poi quale delle due sia più probabile, francamente, non ne ho la più pallida idea. Neanche io. Se Pogba, 50-50. Vendiamo Pogba con Marchisio infortunato, e che dire, appunto, interrogativo, Samoa, Lemina e Benasenko, Prafica, chi giocherà a centrocampo? Beh, Pjanic non è che l'abbiamo comprato per giocare in porta, cioè, quindi già lui di sicuro ci giocherà a centrocampo. Ricordiamolo, oggi visite mediche abbiamo, noi c'eravamo. Parlavo di Pjanic. Ah sì, oggi Piazza, due nomi che si somigliano. Esatto, Piazza, oggi Piazza, eccolo qua, visite mediche, noi le abbiamo, cioè eravamo lì presenti. Ragazzi, per quest'anno dobbiamo fare di tutto per tenere il top player che abbiamo poco, eccolo qui, l'arrivo per puntare alla mitica poppa, Juventinazzo Veronico, eccolo qui. Ferma immagine, così ci siamo decisi a fermare l'immagine prima che scenda. È lui o non è lui? Ora lo scopriremo. Si è bloccato. Ciao da Modesto da Taranto. Volevo dire che nel giro di 2 anni abbiamo distrutto il centrocampo più forte del mondo. Prima Vidal, ora Pogba. Penso che dovremmo crescere e diventare come le big d'Europa, che i loro giocatori più importanti non li vendono. Posso? Sì. Posso? Sì. No, perché secondo me l'amico Modesto da Taranto è troppo modesto. Sì. Le big d'Europa, i loro giocatori più importanti non li vendono. Allora, un anno fa Schweinsteiger è passato dal Bayern Monaco, al Manchester United. 2 anni fa Kroos è passato dal Bayern Monaco, sempre il Bayern Monaco, quindi è una squadretta. O è una squadra venditrice anche quella, è una squadra di Serie B anche il Bayern Monaco, non lo so, è passato al Real Madrid, ma anche al Real Madrid qualche volta è successo che qualcuno sia andato via, Ozil, Robben un po' di anni fa passò dal Real Madrid al Bayern, Di Maria 2 anni fa passò dal Real Madrid al Manchester United, un anno fa Di Maria passò dal Manchester United al Paris Saint Germain, perfino Ibrahimovic passò dal Barcellona al Milan. Quindi le grandi d'Europa i loro giocatori non li vendono, è una balla, non è vero, semplicemente. Occhio, perché poi devi chiedere scusa. Chiederò scusa, se poi... mi annullano tutti quei trasferimenti lì che sono stati fatti in un tot di anni, chiederò scusa. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Antonio Darini. Benvenuto Antonio, prego. Grazie. Innanzitutto sono molto contento che finalmente riesco a parlare con voi, abbiamo finalmente una TV juventina. Ecco, dove ce la cantiamo, ce la suoniamo, sono problemi nostri. Prego Antonio. E siete molto bravi. Grazie. Io volevo dire una cosa. Sì. Cioè, secondo me noi abbiamo un attacco con Mandzukic e si dimenticano che Mandzukic ha fatto vincere anche il Bayern Monaco. Ma io mi concentrerei più sul centrocampo che sull'attacco. Poi è chiaro che se venisse Higuaín siamo tutti contenti, no? Però in giro sento dire che la Juve è altezzosa, la Juve cioè devono capire che la Juve è ancora sanguina la ferita della Serie B, che secondo me non smetterà mai di sanguinare, e allora noi dobbiamo vincere e basta, tutto qua. E mi sembra che finora, a parte, grazie, d'accordo.
ci siamo andati decisamente. Sì, però non è sottovalutare l'attacco. Io capisco che giustamente l'anno scorso è stato rivoluzionato un po' l'attacco. Quest'anno, per ovvi motivi, tra Morata e altri giocatori devi comunque comprare almeno un'altra pedina. Integrarlo. Integrarlo, ma soprattutto dipendi anche da Zaza. Perché se Zaza dovesse andare via, a quel punto non puoi presentarti con due attaccanti barra tre con certo. Piazza e ad agosto, perché poi il 21 inizia il campionato. Quindi sono situazioni. Io credo che la Juventus a centrocampo abbia bloccato già qualche centrocampista. Cioè, come diceva Paratici una settimana fa, bisogna sempre prevenire prima di curare. Perché commentando la situazione Higuain disse che anche noi ci stiamo tutelando per Bonucci e Pogba. Sì. Non è un segreto. De Laurentiis ha detto: se la Juve pagasse la clausola rescissoria per Higuain, si dimostrerebbe una società antipatica. E dov'è la novità? Infatti adesso ci amano tutti, siamo simpaticissimi a tutti adesso. No, vabbè. Allora, spiegatemi cosa vuol dire. Provo a mettermi nei panni di De Laurentiis per un attimo. È dura, nel senso che non sono capace a rubare i motorini. Esattamente, eccetera, però. Doveva rispettare gli impegni probabilmente che ha preso, no? Cioè, non tutti sono... Allora, mi metto nei panni di De Laurentiis e dico che, visto che il contratto di Higuain scadrà nel giugno del 2018, l'ultima possibilità che ho per farci su dei soldi con sto giocatore è quest'anno, perché l'anno prossimo non ci farò più su dei soldi. Tu dici, li devo fare però nel modo... Li devo fare in modo tale da non farmi ammazzare, perché io a Napoli ci devo vivere, no? Attenzione comunque ad un aspetto, che... Higuain è qualcosa di importante sicuramente, qualcosa di significativo e così via, però Higuain, proprio perché ha ottenuto i risultati che ha ottenuto, quest'anno non si accontenterà più dei 3 milioni e mezzo giù di lì che prendeva fino all'anno scorso. Ma non è neanche una questione di soldi, Nino. Quindi, no, ma aspetta un attimo, magari ne vuole 6, ne vuole 5, ne vuole 6, ne vuole 7. A quel punto lì, se ne vuole 5, ne vuole 6 e ne vuole 7, io De Laurentiis, piuttosto che darglieli, come dire, no, ma, faccio allora, l'eroe, e allora, mi immolo e lascio che vada o alla Juventus e paga la clausola, o a un Arsenal o a un Manchester, allora, o a quel che l'è, se la Juventus non paga la clausola. Allora, che De Laurentiis abbia dimostrato da una totale sicurezza, perché nella stessa conferenza stampa De Laurentiis dà più segnali, parte come se dicendo certo. che Higuain non si muove da Napoli, per poi chiudere dicendo però può essere il giocatore che va a bussare in altre società, e a quel punto andrebbero contro un muro, io li farei ragionare. Cioè, questa è più una preghiera che un avviso. Il discorso di De Laurentiis è che oggi sta mettendo Higuain in pasto ai tifosi, perché infatti sta avendo i risultati. Perché io fossi il tifoso del Napoli, ma sarei d'accordo con Higuain. Una squadra che acquista un grande giocatore del Real Madrid, che ti chiede gli vengono fatte delle promesse di progetto tecnico, perché Higuain non vuole più soldi, certo. Higuain vuole un progetto tecnico, cosa che al Napoli ancora non è stato attuato. Per questo il fratello agente ha fatto l'esempio della Juventus all'epoca, parlando di progetto. Quindi un tifoso del Napoli oggi che si deve chiedere perché Higuain vuole andare via. Vuole andare via perché il Napoli fatica a crescere. Quindi, o banalmente perché gli sono state promesse anche altre cose. No, ma gli sono state promesse i progetti. Cioè, Higuain che si gioca la finale di Coppa America, fa 38 gol, torna dal mercato, torna dalle vacanze, si vede come compagni di squadra, con tutto il rispetto possibile e immaginabile, Giaccherini, Tonelli, mentre la Juve prende Dani Alves e Benatia. Cioè, te le fai due domande, quindi secondo forse, me... E forse ti dai anche due risposte. Appunto, cioè il tifoso del Napoli deve chiedersi perché Higuain vuole andare via, cioè questa è la domanda. Il punto è che De Laurentiis deve salvare la propria immagine. Questo naturalmente, però è anche Napoli normale. Napoli non è la Juve, esattamente. Cioè i soldi non sono gli stessi, quindi... Però la pausa, proviamo a collegarci con Andrea Bosco, tra poco. Eccoci qua, tornati. Damiano Giordano, Nino Ori e... prossimamente questo sabato dalle 11 il commento tecnico, la telecronaca di Melbourne Victory Juventus dalle 11, ora poi proseguiamo il calcio d'inizio alle 11, quindi racconteremo un po' questa partita insieme a voi. Andrea Bosco in linea, buonasera Andrea. Ciao, buonasera a tutti voi. Ciao Andrea, buonasera. Ieri abbiamo disquisito su una possibile, no, quasi certa cessione. Oggi abbiamo fatto un po' di marcia indietro, Andrea, perché evidentemente anche Raiola ha intervenuto dicendo tutte buffonate, tutte cose non vere.
Dove sta la verità a questo punto? Dove sta la verità? La verità, la verità è, almeno secondo le mie informazioni, la verità è che Raiola vorrebbe concludere questa trattativa con Manchester United e vorrebbe portare il giocatore da Mourinho, così come Mourinho ha richiesto, addirittura l'ha inserito nella lavagnetta degli schemi, mi pare che l'hai fatto vedere anche tu l'altro. Sì, assolutamente. La verità peraltro è che la Juventus, da quello che so io, può darsi che siano informazioni da prendere con le molle, ma da quello che so io, il giocatore ancora non si è espresso direttamente. Questo significa poco peraltro, perché se Raiola si è spinto così in avanti, è chiaro che ha le gambe per poter concludere questa trattativa. Il problema è che la Juventus ha ascoltato la proposta di Raiola e del Manchester United, ma ha messo alcuni paletti. Uno, secondo sempre le mie informazioni, è che il prezzo fissato per la cessione di Pogba per la Juventus è 125/130, punto. La seconda cosa è che la Juventus non vuole pagare la commissione a Raiola, ma dovrà essere Manchester United ad accollarsela. Il terzo punto è che la Juventus ha messo alcuni step sui bonus, e sono bonus di varia natura. Uno è, per esempio, qualora il giocatore del Manchester United venisse venduto ad altra società, qualsiasi altra società. Uno è sul rinnovo del contratto del giocatore. Se è vero, io questo non lo so, che a Pogba è stato offerto un ingaggio di 13 milioni all'anno, che con le commissioni pubblicitarie eccetera qua diventerebbe addirittura difendi, diritti d'immagine, la Juventus, se il prossimo anno, metti che Pogba faccia un campionato strepitoso eccetera in Premier League, come dire, rinnova o comunque varia il contratto, una quota a parte la Juventus la vuole, e se non, sempre se le mie indicazioni sono esatte, avrebbe messo, avrebbe posto una clausola anche sul numero dei gol. La clausola scatterebbe se Pogba fa più di 10 gol in campionato all'undicesimo. Questo è quello che so io. Certamente con questi paletti la Juventus sta mettendo, la trattativa diventa molto più complicata. Per forza, a questo punto sì. Quindi sì, si tratta di, sì, adesso Damiano, di un problema meramente economico. Chiudiamola. Prego Damiano. No, io volevo chiedere ad Andrea, giustamente la Juve, noi abbiamo detto da stamattina che diciamo che non è così scontata questa trattativa, proprio perché la Juve non vuole fare nessun tipo di sconto al Manchester, che varia dai famosi bonus di cui parlavi tu alle commissioni di Raiola. Però la domanda sorge spontanea, nel senso, se il Manchester è disposto a spendere 100 milioni può arrivare anche a 130, secondo me, cioè nel senso, visto che deve fare questo esborso già importante, aggiungere qualche milione peserebbe qualcosa meno, no? Questo sicuramente, a mio modesto avviso, e ovviamente valutate voi poi quello che sto dicendo, bisogna vedere se a 125/130 va a fare, lo fa la Juventus o va a fare, lo fa il Manchester United. Mi spiego. Pogba ha 23 anni, è un giocatore che è in evoluzione anche fisicamente, sicuramente non resterà così magrolino, per non dico che diventa come Yaya Touré, ma sicuramente nel corso delle stagioni si robustirà. La maturità del giocatore arriva verso i 26-27 anni. Sì. Se Pogba diventa un misto tra Platini e Mateus, l'affare lo fa sicuramente il Manchester United, nonostante metta sul piatto 125-130 milioni di euro, che è quello che vuole la Juventus. Ma se Pogba resterà un giocatore brillante, eccezionale, fantastico, ma mai decisivo come finora è stato nelle partite che contano, in nazionale e con la Juventus, a fare lo fa la Juventus. Questo è quello che penso io. Dopodiché
l'evoluzione di Pogba sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista tecnico-tattico, non possiamo ipotizzarlo, perché non sappiamo come Mourinho, se sarà Mourinho il suo allenatore, lo impiegherà, insomma. Beh, questo è naturalmente è un passo indietro che ci rivela come il problema sia di pecunia, no? Da parte di... Poi, È inevitabile che sia così. È inevitabile. Prego, Andrea. No, è sicuramente un problema di soldi, ma è un problema di soldi con sfaccettature diverse. Allora, come mi pare, adesso non mi ricordo più quale dei tuoi ospiti l'abbia detto, ma sicuramente un giocatore che gli presenti l'aveva detto Iacaccia stamattina, ospite di Marcello Chiesa. Se un giocatore che guadagna adesso 4 milioni e mezzo, mi sembra 4 milioni e 6 alla Juventus, gli proponi un ingaggio che è di 13 fissi che può arrivare a 20, eccetera, un attimo ci pensa, insomma, siamo umani. Lo stesso è umano a Raiola, che fa il suo lavoro è quello di valorizzare i giocatori e poi di venderli al prezzo più alto. È uno che lo sa fare molto bene il suo lavoro. Quello abbiamo capito. Sicuramente nel panorama del calciomercato, non dico che sia il top, ma sicuramente tra i primi tre dei procuratori in circolazione. E ovviamente se poi la Juventus ottiene, perché poi c'è il terzo elemento che è la Juventus, che sicuramente sa di avere in mano un diamante sfaccettato, insomma, uno di quei diamanti che ogni tanto vanno in asta da Cristi, no? E ovviamente lo vuol vendere al prezzo maggiore, facendo una plusvalenza mostruosa. Se becca 130, fa 129 di plusvalenza, cioè una roba è una cifra importante. Poi dimensione, quindi è logico che sia un problema anche di soldi, però io, se posso dire un'altra cosa, non mi, come dire, al posto dei tifosi, io capisco che si affezionano a un giocatore, tutti quanti apprezziamo Pogba per quello che ha fatto in questi anni alla Juventus, alcune cose veramente meravigliose, però come ha detto anche il presidente Agnelli, e ha fatto bene a ricordarlo, passano i giocatori, passano gli allenatori, passano persino il presidente la Juventus, ma lei resta la Juventus. Questo è il consiglio che mi sento di dare agli amici e anche a noi. Grazie Andrea, come sempre. È stato un piacere. Grazie, buon Andrea. Grazie Andrea. Andrea Bosco. Torniamo un attimo su Gabigol. No, per dire un'altra, l'ultima, secondo me, decisiva di Pogba è si spera, o comunque credo che convenga sia alla Juventus che al Manchester, chiudere il prima possibile questa vicenda, questa trattativa, in un modo o nell'altro, perché entrambe a questo punto cercano un grande giocatore, anzi la Juventus dovrebbe andare pure a sostituirlo, anche la pedina più importante dovesse perderla, quindi credo che questa trattativa sarà abbastanza veloce. Vediamo, nel senso che... Se ci sarà. Appunto, se ci sarà. Esattamente. No, tornerei un attimo su Gabigol, che qualcuno continua a chiederci, magari si è messo in visione soltanto adesso, dovrebbe essere ipoteticamente fatto. Che Sport si sbilancia in modo importante, lancia questa notizia, offensiva finale della Juventus per Gabigol, il club italiano ha offerto 18 milioni al Santos, cosa che avevamo già dato in passato. La notizia sta che sia il giocatore sia il Santos sono sulla buona strada di accettare questa offerta, quindi giustamente il giornale spagnolo dà quasi la stretta finale, aiutata anche dal momentaneo, comunque pare almeno così, perché questo giornale è molto vicino alle vicende del Barcellona, pare che proprio il Barcellona si sia un po' defilato, quindi questo agevolerebbe un po' la situazione. Parliamo anche di André Gomes, perché di poco fa un lancio del Tutto Sport, il Valencia sembra essersi rassegnato a lasciar partire Gomes. Ma dai! Sì, questo è quanto... sapere che il suo club vuole cambiare squadra, gli spagnoli non lo cederanno a poco, è stato anche un obiettivo della Juventus, ma adesso c'è il Real
dire. Che io francamente non riesco a capire dove giocherà il Real. Cioè io non capisco perché il Real vuole altre Gomes, innanzitutto. No, in ogni caso, allora è chiaro che spiace, nel senso che sarebbe comunque un giocatore, farebbe sicuramente comodo al nostro centrocampo. Però è pur vero che a quei prezzi lì non ha nessun senso nemmeno parlarne, secondo me. Nel senso che ci sono giocatori probabilmente un pochino più trattabili a prezzi sicuramente di molto inferiori. In questi giorni si fanno i nomi di Biglia, di Matic, sì, eccetera. Anzi, direi soprattutto di Matic, perché di Biglia, insomma, visto che gioca nella squadra di Lotito, eviterei, giusto, anche solo per quello, eviterei di stare a discuterne, ecco. Sì, infatti, no, ma su André Gomes la Juventus è stata, tra virgolette, abbastanza chiara, ha fatto un'offerta importante, esatto, ovvero 32 milioni più un 7-8 di bonus, cioè una cifra che e si avvicina... alla fine c'era scritto, mo basta, però. Sì, cioè, che c'era scritto, cioè, sì, nella lettera era scritto così, firmato Andrea Agnelli, una cifra totale di 40 milioni, mo basta, che però è quello che la Juventus valuta il giocatore e valuta anche nel battere la concorrenza. Se poi il Valencia se ne esce, che ne vuole 10, almeno 10 in più, la Juve non li vuole sentire. Vi ricordiamo ancora alle 11 sabato Melbourne Victory con Juventus, noi saremo qui a commentarla, anche a telecronacarla, si può dire, lo uso, sì, lo stesso e prendo fare una licenza. La cronaca è la prima uscita, tra virgolette, ufficiale, anche se un'amichevole, diciamo, della Juventus. È la prima partita della stagione, comunque. Leggiamo, sì, esattamente, un po' di mail, effettivamente l'osservazione ci scrive chi, Salvatore da Gorizia, del centrocampo tutto da assemblare a un mese dall'inizio del campionato e possibilmente senza Pogba, è qualcosa che dovrà riflettere il nostro caro Allegri. Dovrà, che ci azzecca Allegri, poverino. Personalmente non darei Pogba perché è insostituibile, però se lo vendono io prenderei tre giocatori, ovvero Matis Brozovic e Gabriel Barbosa. Gabigol, seguo il campionato brasiliano e questo ragazzo è un fenomeno. Juve piglia tutto, ho preso Gagliani come centralinista al J Medical. Sì. La Juve fa piazza pulita, no? Esattamente, pianic e piazza pulita. Certo. Simone da Vicenza, cari amici, ma non vi sembra che tutto questo vociferare a mezzo stampa non faccia altro che confusione? Ritengo che la verità sia una soltanto. Su Pogba il diretto interessato non conferma né smentisce, soltanto per non mettersi di mezzo alle dinamiche del mercato. Lascia che tutto maturi. Dall'altra parte la Juve pensa solo a creare una plusvalenza mostruosa, alla fine Pogba andrà via anche per meno di 120, con buona pace di tutti. Ecco, io chiedo scusa però, qui mi fermo. Allora, la Juve pensa solo a creare una plusvalenza non mostruosa. Non penso proprio questo. Qualcuno mi spiega che cosa stracacchio se ne dovrebbe fare la Juve della plusvalenza mostruosa? È un danno la plusvalenza per i prossimi bilanci, ce ne vogliamo rendere conto, sì? Che quest'anno, se arriva quest'anno, no, il prossimo, perché stiamo parlando della stagione 2016-17, qualora arrivasse una plusvalenza di 120 milioni o 115 o giù di lì, che cosa succederebbe? Succederebbe che arriveremmo ad un fatturato che supererà i 500 milioni. E gli anni dopo? E gli anni dopo? Cosa fai? Ti metti a costruire plusvalenze ogni anno? Abbiamo già visto la Roma che lo ha fatto per un certo numero di anni, abbiamo visto come è messa, no? Cioè ha dovuto permetterci di andare a prendere Pjanic perché altrimenti sarebbe stata nei guai, non riusciva manco a riscattare i giocatori che avrebbe dovuto perché riscattare. Perché la plusvalenza cosa potrebbe portare? Scusami. La plusvalenza intanto ci paghi sopra le imposte. Esattamente. Ma poi la plusvalenza non è fatturato vero, è contabile la plusvalenza, giustamente, ma non è fatturato vero, nel senso che il fatturato vero è quello che costruisci anno per anno e che hai stabilmente, quindi quello che arriva, quindi quello che arriva dal marketing, quello che arriva dallo stadio e quello che arriva dai diritti e quello che arriva dai diritti TV. Queste sono le tre fonti di reddito, queste sono le tre fonti di reddito fondamentalmente. Che poi i diritti TV buona parte arrivino dalla Champions League e parte più bassa arrivi invece dal campionato italiano, questo purtroppo lo sappiamo ed è uno dei motivi per i quali probabilmente Pogba potrebbe andare a giocare in Inghilterra, perché non dimenticherei che la Premier League vale dal punto di vista dei diritti televisivi circa 7 volte quello che vale la Serie A. Il Leicester che ha vinto lo scudetto in Inghilterra, che in Inghilterra è una banda di sfigati il Leicester, perché era la quart'ultima società della Premier League, in Italia con lo stesso fatturato del Leicester saresti al terzo posto, saresti fra Napoli e Fiorentina, in quella zona lì, in quell'area lì.
Per questo dobbiamo dire grazie fondamentalmente a due persone, alla ex ministra Melandri, diciamo ministra con attenzione altrimenti la presidente della Camera si incazza se non la chiamiamo al femminile, la ex ministra Melandri e il signore che sta a capo di Infront, cioè quel Bogarelli che già molte volte è apparso nelle cronache, eccetera, eccetera. Questo è il sistema dei diritti televisivi in Italia e così via. Tornando alla plusvalenza, eccetera, eccetera, a noi serve certo fare un po' di plusvalenze ogni anno, ma un po' di plusvalenze. Farne 120 milioni tutti in una botta crea solo problemi. Sì, cosa fai? Distribuisci un dividendo agli azionisti? E l'anno dopo cosa fai? Ti fai 30-40 milioni di perdita l'anno dopo, ovviamente. Sì, forse anche se ne fa, a meno che forse tu non faccia 50, una di quelle. Esatto, a meno che tu non faccia una plusvalenza del genere tutti gli anni. Quindi allora sì che arriveremo. Diventerebbe stabile, rientrerebbe al discorso che faceva qualcuno, no? Ogni anno, un anno vendi Pogba, l'anno dopo vendi Dybala, eccetera, eccetera. Forse qualcuno si è dimenticato di cosa successe 15 anni fa, una volta fatta una plusvalenza monstre su Zinedine Zidane. Che dagli anni successivi il monte ingaggi della Juventus cominciò ad aumentare. La società che produceva prima degli utili e che quell'anno produsse un utile enorme, dall'anno dopo cominciò a non produrne più di utili. Poi sappiamo che dopo 4 anni, anzi 5, c'è stata Calciopoli e quindi le cose sono andate in un'altra maniera per altri motivi, ok? Però le plusvalenze, sì, sul momento ti fanno fare un figurone, magari paghi anche dei dividendi. No, sei stato chiarissimo. Ma dopo sono guai, ma e dopo ci vediamo tra poco. Eccoci tornati, un po' di mail, siete tanti come sempre, io mi scuso se non riesco a leggere tutto, ma mi è impossibile materialmente. Non pensate che la smentita sia un accordo fra le parti per permettere alla Juventus di trovare un valido sostituto senza essere presa per il collo con i soldi incassati? Nunzio. E questa è una bella chiave di lettura comunque. Sì, assolutamente. Però... No, nel non senso, la vedo una dietrologia, può essere una chiave come no, tanto. Nel senso che è vero che se la Juve, e credo che non sia così, ma se non avesse già bloccato qualche giocatore, se sai che dalla squadra che vuoi comprare sai di avere 125 certo. milioni e ti chiedono non più 40 ma ti chiedono 80 per lo stesso giocatore, perché sai che hai soldi da spendere e che ti serve quel giocatore lì. Non c'è dubbio. Gli sms ci dicono, qualcuno dovrebbe dire al Pogba che è in vacanza in questo momento, ti devi decidere perché si deve ancora fare del mercato e non si può aspettare in eterno. Ma lui ti dice parlate col mio procuratore, che volete? Ma poi credo, io sono in vacanza. Credo che la Juventus con Pogba ci abbia anche già parlato. Cioè, ora noi a volte è difficile arrivare a quelle fonti lì, ma tra giocatori e società... Ormai nel calcio le bandiere non esistono più, esiste soltanto il denaro. Ringraziamo il signor Pogba per aver dato tutta la Juve, andasse pure, gli auguro di arrivare al quinto posto l'anno prossimo e noi di vincere la Champions. Ancora, lui era Andrea da Castrovillari. Mi sarei grato se faceste delle ipotesi di formazione con difesa a 3 o a 4 con i giocatori effettivi e senza eventuali acquisti ancora non realizzatisi. Possiamo farle più tardi al limite. Non... È troppo presto. Al 21 luglio è inutile fare ipotesi di formazione. Buon pomeriggio, se Raiola avesse proposto alla Juve di prendere Balotelli in cambio del suo abbassarsi le percentuali di guadagno sulla cessione di Pogba. Balotelli. Qua è andata a vedere un nodo incredibile, cioè per le famose commissioni legate a Pogba dice va bene tu non mi dare le commissioni ma prenditi Balotelli. Povero Balotelli, ormai è una riduzione di una commissione. Cioè, incredibile, è dato un pacco postale. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Tatticamente parlando, la Juventus avrebbe bisogno assolutamente di Mascherano, ce lo scrive Fabrizio. Poi ne avrebbe bisogno, chiunque avrebbe bisogno di Mascherano in squadra. Capisco che in sto periodo dovete fare notizia, ma vi dico una volta per tutte, Pogba non si muove dalla Juventus, sono pronto a scommettere qualsiasi cosa, basta dire cosa fatta e Higuaín non verrà mai alla Juve, va bene, ce la dice Giuseppina che in realtà parla al maschile. Comunque sento ripetere Damiano che per Pogba sarebbe una grande rivincita tornare al Manchester, Marco, da giocatore più pagato della storia, la pressione su lui sarà altissima e alla prima partita sbagliata sarà massacrato. Se va via, sarà la sua rovina. Marco, tu come io, cioè insieme siamo abituati al calcio italiano, no? In Inghilterra non è così, soprattutto alla prima partita se la stecchi non ti fischiano subito, anzi lì si applaudono anche gli avversari, quindi non credo che verrà fischiato. La pressione sono d'accordo con te, però
conoscendo ora il profilo di Pogba, possiamo dire che lui potrebbe trasformarla anche in carica, no? Quindi lì in Inghilterra hanno un po' di pazienza. Poi è vero, se la stagione si conclude con Pogba che non ha dato diciamo dimostrazione dei soldi spesi, a quel punto verrebbe massacrato. Sì, anche perché io credo che all'inizio di stagione non si mettano a fischiare una roba da 120 milioni. Penso che la società li caccia dallo stadio. Ma qui c'è una cultura diversa. Peraltro dico da tifoso juventino che qualora realmente questa cosa andasse avanti fino in fondo, eccetera, eccetera, lui dovesse andare, dal giorno in cui lui se n'è andato in poi della sua esistenza non mi fregherebbe più nulla. Per cui lo fischino, lo insultano, sarebbero comunque cavoli suoi. Ecco. Quando smette la maglia bianconera, Salvatore, esatto. Non capisco perché vi disperate se parte Pogba, ma se lo vogliono a quelle cifre bisogna darglielo prima. Cosa non è? Prima cosa non è un fuoriclasse, non è un trascinatore, lo ha dimostrato particolarmente quest'anno, che se non scendevano in campo i senatori non lo vivevano lo scudetto, non lo vincevamo lo scudetto, penso voglia dire quello. Sì. Pogba è un buon centrocampista e basta. Beh, è vero una cosa. È curioso, Mourinho voglia questo buon centrocampista, no. Però. È curioso, sì. Però è vero una cosa. Non sono d'accordo con la valutazione complessiva sul giocatore, che io trovo un giocatore meraviglioso. Però è vero una cosa, che le assenze di Khedira e Marchisio sono state fondamentali a inizio stagione. In stagione noi abbiamo visto due Pogba. Abbiamo visto il Pogba della prima parte di stagione senza Marchisio e Khedira. Abbiamo visto il Pogba dopo, quando è incominciato ad esserci o Marchisio o Khedira, o meglio ancora entrambi, no? Tant'è vero che da quel momento in poi, guarda caso, la Juventus ha vinto praticamente sempre. Maurizio Davinovo, per te, Annino, cosa ne pensi se torna a Quadrado e quanto servirebbe a questa Juve se ha notizie di un certo Bertoneri? Bertoneri è un giocatore del Torino di un tot di anni fa. No, Maurizio, credo di aver capito di quale Maurizio si tratta. Se ritornasse Quadrado direi magari, nel senso che credo che sia abbastanza difficile che questo succeda, però ma per un motivo molto semplice: Quadrado è un giocatore del Chelsea, l'allenatore del Chelsea è uno che io so apprezza molto Quadrado. Quadrado non avrà voglia di stare là. Perché non lo nomini? Parli dell'allenatore del Chelsea, ha un nome, no? Sì, il neo allenatore del Chelsea è Conte, assolutamente. Okay. No, per carità, io non ho mai avuto... Che si è anche espresso su mai avuto su problemi Quadrado. Su Conte, anzi, per carità, avercene di allenatori Morata, come Conte. Questo sms ci dà lo spunto. Sono la mia opinione, Barzagli e i suoi anni, poi si parla di vendere Bonucci, quindi si smantellerebbe la difesa con la partenza di Pogba, si smantella il centrocampo, la partita di Morata, si è perso un giovane campione. Morata tra l'altro immagine che... tragico sì assolutamente. Allora Bonucci non parte, Morata era una riserva, Pogba vedremo. No, su Morata la Juventus, io capisco tutte le belle parole di Allegri a fine anno, che ha cercato in tutti i modi di convincerlo, visto che il rapporto si era inclinato, anche se qualcuno non lo vuole ammettere, ma questa è una mia convinzione. Il fatto che la Juve poi non sia andata lì a ritrattare il giocatore e che alla fin fine svenarsi per un giocatore, come stavi accennando tu, che alla fine non era un titolare della Juventus, diciamo che non ne valeva la pena da questo punto di vista, anche perché Zidane, che è molto innamorato di Morata, quest'anno, io lo dico da sempre, cioè non è così scontato che Morata venga venduto via. Secondo me resta al Real perché Zidane punterà su di lui e anche perché Benzema non ti dà più quell'affidabilità fisica. Ma lui sembra anche che l'abbia detto, bellissimo essere tornato qua. Lui è casa sua. Poi ragazzi, è vero che lui è cresciuto nell'Atletico e probabilmente tifava Atletico da bambino, sì, non lo so. Però in ogni caso è Madrid, in ogni caso è casa sua. Volevo sapere cosa ne pensate di questa formazione, contra parentesi gli eventuali ricambi, schierata col 3-5-2. Buffon, Neto, anche qui mettiamo un punto interrogativo, Barzagli, Benatia, Bonucci, Marrone o Romagna, Chiellini, parentesi Rugani, Dani Alves, Steiner o Pollirola, Pjanic, Khedira, Verratti, Marchisio, Sturaro, Hernanes, Asamoah o Lemina, Alexandro, Evra, Higuain, Mandzukic, Dybala, Piazza. Leggi i titolari, Massimo, perché non ci sto capendo niente. Leggi solo i titolari. Togliamo le parentesi. Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Pjanic, Verratti, Hernanes, Alexandro, Higuain, Dybala. Perché Hernanes non lo so dove l'ha messo, e Verratti Verratti è un nostro giocatore, è un sogno, ma messo naturalmente quelle che possono essere
le ipotesi, no? Beh, ma mi tengo volentieri Marchisio se mi torna in forma piuttosto che Verratti, eh. Oddio, Verratti a me piace molto. Va, che so, tra l'altro non rientra neanche più in quel famoso ruolo da regista. C'è un sacco, allora, c'è un sacco di gente che si è innamorata di Verratti alcuni anni fa. Io ma ricordo... Pensavo dicessi si è innamorata di me, quando vedo Ori mi illumino no. d'immenso. Io ricordo in un'altra TV, qualche anno fa, no? Che qualcuno disse, ma accidenti, per 3 milioni non abbiamo preso Verratti. In quell'estate avevamo preso Pogba a zero. Ora, ma quanto me ne può fregare di Verratti se ho preso Pogba a zero? Giusto per dirla brutalmente. Poi Verratti è sicuramente un buonissimo centrocampista, non è un regista di centrocampo, non è un trequartista, è un mediano mezzala, sta lì in mezzo fra il mediano e la mezzala. Bravo a costruire, bravo anche a coprire, poco bravo in campo dal punto di vista disciplinare, nel senso che prende una quantità industriale di cartellini. Bellissimo giocatore, niente da dire. Io ciò che dire a Marchisio, e Pjanic, Pogba, mi tengo quelli che ho, francamente. Prendiamo una telefonata, secondo il ragionamento fatto prima della telefonata, Davide ci dice via mail, io ribalto il discorso, proprio perché ha le caratteristiche per diventare un top, tra l'altro in un ruolo chiave del centrocampo, che senso ha venderlo quando ti chiedono 60 per un Gomes? Davide, ma infatti mica lo vendono, è lui che va via. Nome, cioè André Gomes, tra l'altro, andrebbe a sostituire Pogba, proprio nel ruolo adatto, nel senso che Gomez gioca molto da mezzala sinistra, cioè più che altro è diverso da Pogba, nel senso che Gomez non è magari, non ha quell'iniziativa, è più chiaro, pallapiedo, è un po' più, è un po' più statico nella sua posizione a smistare i palloni. Vabbè, non ci parlano di tutto qui, prego. E quindi tra virgolette andrebbe anche a sostituire Pogba in quella posizione. Qualcuno dice, tu Alex Del Piero ormai sei il sosia, e Nino Gino Cervi. Gino Cervi, Alex Del Piero. Commissario Maigret, telefonata, pronto. Guarda che tu sei stato paragonato a Alec Guinness qualche giorno fa, quindi stai anche al bacino. Buonasera. Sono Adriano da Biella, ciao ragazzi. Ciao. Ciao Adriano. Volevo dire, abbiamo preso anche Fausto Leali, senza Fausto, nell'anno di Verratti, portiere. Sì. Vi ricordate? Sì, che ricordo, certo. Abbiamo preso anche lui. Allora io volevo dire una cosa. Sono preoccupato non tanto per chi viene e per chi va, ma che Allegri non ha un tutor. E cioè mi chiedo che in certi frangenti, vedi la preparazione, vedi certe partite, fa sempre gli stessi errori. E voglio dirvi questo. Nella Coppa Italia, Juventus-Inter 3-0, al ritorno facciamo la formazione delle riserve, diciamo, e abbiamo rischiato di perdere. Esattamente come ha fatto al Milan, credo con l'Arsenal, quando aveva vinto 3-0 Milano e là ha rischiato di uscire e si sono accapigliati con Ibrahimovic. Poi con il Real Madrid di Ancelotti 1-1 toglie Tevez e si prende del Cagón, scusate l'espressione, perché togli un attaccante e mette un difensore. La stessa cosa ha fatto con Morata quest'anno al Bayern. Lo toglie, che è quello che ha disintegrato praticamente al ritorno, no? Il Bayern, però non mette un difensore, mette Marione, no? Mandzukic, che era infortunato e quindi non era in grado di giocare, diciamo, e la squadra arretra e gli altri si ricaduziscono, pareggiano e poi abbiamo perso 4-2. Ecco perché dico, ci vuole un tutor in certe determinate situazioni, con il massimo rispetto per Allegri, per il mister, perché ci ha fatti crescere. Ma insomma non ti piace Allegri, abbiamo capito. Senza tutor ha vinto uno scudetto. No, non ha vinto uno scudetto. Non ha vinto uno scudetto. Ha vinto 5 trofei su 8 competizioni alle quali ha partecipato in questi 2 anni. E nelle altre 2, in altre 2 è arrivato secondo. E una delle 2 era la Champions League. Se mettiamo un tutor a lui, agli altri allenatori, cosa gli mettiamo? Una badante direttamente. Era anche una battuta. In certe determinate situazioni lui fa gli stessi errori. Gli errori li fanno tutti. Io devo fermarmi, ho capito. Grazie, devo fermarti perché ho la pausa, caro amico, ci vediamo tra poco con tutti quanti. Ripeto, non riusciamo a reggere tutto perché siete 4.008, una cosa di incredibile.
Eccoci tornati. Vabbè, sì, il Bonfi, no. Chi è il Bonfi? Scusa. Roberto Bonfiglio, Bonfi. lo saluto. No, volevo solo dire una cosa sull'Irola, perché prima è stato sì, menzionato in quella formazione. È molto vicino al Sassuolo. Il suo agente ha parlato qualche giorno fa dicendo che è stato uno dei giocatori della primavera della Juve a ricevere più offerte, da quella dall'Ipsia, Red Bull, che aveva offerto 4 milioni per il prestito. Però va al Sassuolo. Però diciamo che verso vuole restare in Italia e andrà probabilmente a Sassuolo. Ecco, a me spiace di una cosa per quel che riguarda l'Irola, perché gli mancherebbero 6 mesi per avere i 2 anni trascorsi nella Juventus, che prima dei 21 anni gli permetterebbero di essere inserito quantomeno nella lista B per la UEFA. E invece così non potrà essere inserito in lista B. Sì, pazienza, insomma. Spagnolo che ha dato veramente delle belle impressioni. No, decisamente giocatore interessante, credo, a parte Romagna, il giocatore più interessante della primavera. Vi ricordiamo che sabato mattina saremo qui per commentare la prima uscita ufficiale. Non proprio ufficiale, possiamo fare un'idea, anzi Allegri si farà un'idea. Si farà un'idea, quindi la commenteremo dalle 11 della mattina. Prendiamo un po' di chiamate, visto che le abbiamo trascurate, visto che ci sono tante mail, ci sono tanti sms. Bello il capitano del Melbourne, vero? Veramente, da dove esce? Da Freddy Krueger? Cioè esce da Nightmare, probabilmente. Immagina lì. Forse vorrà impressionarci. L'hai scelta tu, l'ha fatta? Sì, l'ho scelta. L'hai fatta apposta. In modo molto casuale. Ha scelto come Emilio Fede quando metteva le foto di Prodi. No? Pronto? 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 Buonasera, con chi parliamo? Sono Andrea. Da dove, Andrea? Da Roma. Prego, Andrea. Sono Andrea. Sì, Andrea, ti sentiamo benissimo, prego. Io soprattutto sono romanista e faccio i complimenti perché vi guardo ogni tanto, perché la Juve è una grande squadra, lo sportivo ve lo dico. Veramente, ci sta un po' di asso. Una cosa solo, secondo me, ho sentito le dichiarazioni di Pjanic. Sì. Anche voi tifosi, un po' di rispetto per sia soprattutto per gli ex tifosi, soprattutto per gli ex compagni. Perché lui ha detto che sta bene, normale, sta in sì, no, no, cioè, non è, cioè, no, no, cosa ha detto? Voi come società Juve vi rispettano tutti, perché sei una grande società e tutto quanto, veramente, ragazzi, veramente. Ma chi ha detto Pjanic? Cioè, sì, ma tu ti riferisci alla conferenza. Poi c'è stato Lazio, tra me ho capito. Normale. Ma ho capito. Un po' di mancanza di rispetto di Pjanic c'è stata. Io spero solo che non gioia l'Olimpico, perché noi ci metteremo anche la nostra forza e che entreremo allo stadio, perché queste parole sono bruttissime. Perché lui per arrivare alla Juventus, uno dei più grandi club al mondo, ha mangiato pane giallorosso per 5 anni. Lo so, che non era nessuno. Okay. Ma guarda, grazie per la trasmissione, complimenti per la trasmissione, grazie. Ma ci ha posto un problema giusto, secondo me, che molti crescono e vivono. Io non so a quali dichiarazioni si probabilmente la conferenza stampa, qui Juve ho capito cosa, perché esattamente. Ma guarda, da condannare, ho capito, ma ha ragione. No, Damiano, faccio poi sì, lascio, no, parla tutte sì, le considerazioni. È chiaro che se anche Pogba se ne va, qualcuno comincia a dire no, voglio dire, sei stato qui, che sei arrivato, eri un ragazzino. Come ha detto il tifoso da Roma, tu hai mangiato pane Roma fino a ieri, oggi arrivi qui e dici questa è un'altra cosa, no? No, ma fastidio. La cosa che secondo me non ha offeso nessuno, no. Non ha ringraziato. Cioè io sono d'accordo con il tifoso della Roma che ha appena chiamato, perché un conto è dire ho capito perché la Juventus è una società seria, una grande società, e l'ha confermata anche lui, sì, è riconosciuta la società. E però non ha poi detto, cioè, ringrazio la Roma per avermi dato questa opportunità di essere cresciuto calcisticamente, ringrazio questo, ringrazio quell'altro. Ha detto un po' che ha chiamato tutti i suoi compagni, cioè, però alla fine secondo me poteva dire qualcosina in più. È anche vero però che anche avesse detto rimarrò sempre un tifoso della Roma, cosa che dicono spesso i giocatori quando vanno via. Lo insultavano i nostri. No, lo insultavano lo stesso a Roma, secondo me. Sì, no, ma credo che adesso non so se si riferisse l'amico che ha telefonato davvero a quella dichiarazione lì. Non mi sembra una dichiarazione né pesante né tantomeno che fosse una dichiarazione di quelle nelle quali uno voleva mancare di rispetto. Sì, è anche vero. Non credo proprio. Comunque sia, credo che ci sarà. Ma uno non lo dice. Ma ci mancherebbe altro. Il tifoso in quel momento è l'amante tradito, no? Perché questo ha preso e se n'è andato proprio da quelli che per noi sono i peggiori. Però io lo capisco. Sì, ma il famoso rispetto. Quello che ha detto l'amico. Il famoso rispetto sta anche nel non dire la verità certe volte. Ci sono tanti giocatori che vanno in altre società e possono dire chiaramente qui si lavora nettamente meglio. Però non lo dicono per rispetto proprio
proprio di in questa situazione. Quindi Pjanic avrebbe potuto anche evitare di dirlo. Allora, buonasera, Giuseppe da Frosinone. Esagero se sostengo che tutto questo battage su Pogba e Bonucci venga fatto per cercare di destabilizzare l'ambiente, mentre i nostri nuovi giocatori fanno le visite al J-Medical, gli altri fanno cene e ci pagano il conto, vedi Galliani. La trattativa su Pogba sicuramente c'è, ma sapete perché per me salta? Perché sia la Juve che il Manchester non vogliono pagare, secondo me, la provvigione giusta di Raiola. Di Raiola, che alla fine paga per tutti. Vabbè, tanto sarebbe carino. No. In ogni caso, se Pogba resterà, prenderei un centrocampista e mi fermerei così, iniziando a fare cessioni. Zaza, Pereira al 100%, la punta che prenderei oltre Gabigol, naturalmente Higuain, ma stiamo anche a discuterne. Saluti e forza Juve. Questo è Giuseppe, ancora... Non credo che Raiola faccia saltare la trattativa, diciamo. Ma, cioè, se proprio deve saltare, non credo che sarà per Raiola. Credo. Perché no? Dai, i soldi non è che gli mancano. Se poi le vedi giocare su un milione in più, un milione in meno, lui rinuncia volentieri. Ricordiamo a volte, che dal Manchester... a volte però basta un granello di sabbia per far saltare un ingranaggio perfetto. Chi dal Manchester ha già preso altri soldi, da Mkhitaryan, da Ibrahimovic. Cioè, quindi se deve rinunciare a qualche milioncino... Simone di Vicenza... Ma qualcuno sa quello che sta succedendo realmente? Ritengo che in parte la situazione sia montata dalla stampa per vendere giornali, ma che un minimo di fondamento ci sia. Chiaro, è indiscutibile che Pogba non sia incedibile, va anche in rima baciata, altrimenti la Juve avrebbe respinto l'offerta del Manchester. La verità è che secondo me Pogba ha chiesto andare via e la Juve cerca di monetizzare al massimo, creando una plusvalenza senza precedenti. Mi dispiace che Paul vada via, ma se questo servirà a comprare un paio di giocatori forti, che ben venga. Tutti utili, ma nessuno indispensabile. Va bene, questa dire realmente cosa sta accadendo è difficile, noi possiamo fare delle cose, come abbiamo detto prima, è vero che il Manchester ha fatto un'offerta, è altrettanto vero che la Juve l'ha rifiutata la prima offerta, non possiamo dire che è vero che oggi Pogba è un giocatore del Manchester, quindi... Telefonate, chi c'è in linea, pronto? Ciao, sono Angelo da Milano. Ciao Angelo, benvenuto. Buonasera. Prego. Volevo dire solo questo. Scusate, buonasera. Buonasera. Solo questo. Per me la trattativa con Pogba tra Manchester e Juventus è già stata fatta, decidita in un senso o nell'altro da settimane. Adesso quello che noi sentiamo e vediamo è solo la replica, è un teatrino uso media. Sì. E basta. Però è stato già tutto definito, in un senso o nell'altro, ma da settimane, perché mi rifiuto ancora di pensare... prima che si incontrassero, quindi... Sì. Scusi, rifiuto di pensare che una trattativa di questo genere la Juventus la faccia a un mese dall'inizio del campionato. Grazie. Sì, grazie, grazie a te. Su questo è vero, cioè... La Juve rischia tutto un po' tantissimo. Differo, simile, è tutto un po' io non credo che sia chiusa la settimana perché si sono incontrati neanche qualche giorno fa, quindi non è che si incontrano così. Giustamente hanno integrato il nostro amico Salvo, dice Pjanic adesso di essere già stato in Australia con la Roma, ecco, l'ho letto oggi pomeriggio ma non mi è venuto in mente. Era quello, quindi. Ma adesso è più bello perché ci arriva con la squadra migliore della Serie A. Beh, capisco che questo possa anche dare fastidio. Ribadisce questo discorso che dalla Juve si lavora in un modo tranquillissimo, guarda è nervoso Giuseppe Danoto. Pogba è al 95% andato via per 120, ci servono adesso tre giocatori, un grande attaccante e due centrocampisti, per ovvi motivi rose, limitate, mal di pancia, ci sono da aggiungere i soldi di più o meno certe cessioni, altri 70-80 milioni sicuri, Pereira, Hernani, Isla, Zazaneto e uno tra le minastura Astura, Rosamoa. Con questo tesoro prendere Icardi, che mi sembra non intenzionato, o Cavani, o il sogno Higuain, centrocampo, Rodriguez, 75, cambiando modulo, Ramsey, Oreus, 50-60, sarebbero una delusione Brozovic o Witzel, senza cambiare modulo. Per completare un metodista, più certo uno tra Biglia o Herrera, 25 milioni, e uno fisicato, Sissoko. Saremmo ugualmente una grandissima squadra. Giuseppe Danotto, io ti voglio bene, ma hai fatto una spesa incredibile. Cioè che non, oltre a essere ottimista sulle cessioni e a raggiungere quella cifra di 80 milioni, non solo, hai fatto una spesa che è abbastanza inverosimile. Io credo che la Juventus prenderà due centrocampisti, dovesse partire anche Pogba, però ad andare a prendere poi tutti quei giocatori, insomma, la vedo un po' dura. Telefonata, buonasera, pronto? Pronto? Salvatore Danoto. Non ho capito niente, buonasera, mi rifacciamo. Sono Salvatore Danoto, ho chiamato ieri e mi sembravo un po' sconvolto. Bene Salvatore,
mi sembrava, per il fatto di Bomba, mi sembrava un po' sconvolto. Mi dava un po' fastidio. Molto più allegro. Esatto, mi dava un po' fastidio, Salvatore, devo dirti la verità. Prego, Salvatore. Sì, dava molto fastidio. Ora, quello che dico io, se gli vogliono dare 120 milioni, questi 120 milioni devono essere netti. E non escono 140 milioni. Ma vuol dire, cioè, qui stiamo parlando veramente... No, vabbè. Sì, in sostanza la Juve vuole un la cessione sul mercato netto. No, vuole la cessione netta, nel senso che in quei i famosi 120 milioni che poi se devono pagare il procuratore, anche, appunto, giusto? Sì, esattamente. Ma la Juve non vuole pagarlo il procuratore. No, ma questa storia è che non vuol pagare il procuratore. La notizia che ha dato stamattina Marcello, perché io sempre ce l'ho accesa sul 63, la notizia che ha dato Marcello è stata buonissima stamattina, perché Bomba non va lì, resta la Juventus, e io sono molto contento. Speriamo. Grazie Salvatore. Era Salvatore, no? Altra telefonata. No, facciamo la pausa, le prendiamo dopo perché siamo al limite del censurabile tempisticamente parlando. Rimanete con noi. Adesso è ufficiale, Marco Piazza è bianconero dal sito della Juventus, juventus.com. Facciamo vedere l'ufficialità dell'accordo fra Juve ed esterno croato, quinquennale il contratto, andatevelo a vedere naturalmente. Dunque, corrispettivo di 23 milioni pagabili in due esercizi, prestazione di quinquennale, abbiamo detto, quindi è ufficiale. E anche qui la Juve è riuscita a fare un affare, scusate il gioco di parole, a prendere il giocatore alla fine alle sue condizioni, perché ricordiamo, su Piazza il Milan aveva fatto una proposta superiore a quella della Juventus. La Juventus aveva portato subito i soldi, ma erano intorno ai 18 milioni. La Dinamo Zagabria voleva 20 milioni subito. La Juventus disse all'epoca: guarda, te ne diamo anche di più, basta che riusciamo a pagarlo in due rate. E lì era andato un po' quel braccio di ferro. Alla fine la Juve è riuscita a chiudere alle sue condizioni, forte della volontà del giocatore, 23 milioni pagabili in due esercizi. E questo è, insomma, no? E questo è un grande talento. Secondo me la Juve oggi veramente si è assicurato un giocatore talento interessante per il futuro, che farà vedere veramente belle cose. Cioè, strutturato bene fisicamente, classe 95, un esterno, ricordiamo che spesso gioca a sinistra, destro di piede, quindi ha nelle sue corde la voglia di accentrarsi, a liberare il tiro, crea superiorità numerica, quindi un ragazzo veramente che le prospettive sono veramente, veramente interessanti. Qualcuno ci scrive, Filippo mi sembra, ma se parte Pogba ripiombare su un certo Isco che a Real fa panchina? Queste sono tutte supposizioni, sono d'accordo, anche quello. Sono d'accordo, ma è difficile dare dei giudizi. Chiudiamo con un po' di chiamate e anche un po' di sms, ripeto, siete tantissimi. Qualcuno dice: abbiamo la dirigenza migliore d'Italia, solidità economica di primo livello, con Higuain facciamo un salto di qualità, saranno sempre più i campioni che vorranno venire alla Juve. Piazza, lui ci ha messo la faccia davanti ai suoi tifosi. Morata, un sogno di essere Reale, ecco, vi ha già dimenticati. Voi, vabbè. purtroppo è il gioco delle parti. E fosse la Juve a sfruttare De Laurentiis per arrivare a Cavani, Michele da Cuneo, potrebbe essere anche quello. Pogba rimane? Beh, che domanda. Sanchez e Kroos all'estero della Marina di Grosseto. Allora, no, aspetta, che magari ci arriva. Sanchez e Kroos, l'unica risposta che riuscirei a dare è magari. No, vabbè, è interessante la domanda se Pogba rimane. Non stiamo discutendo per niente di questo da due oggi. Giorni. La domanda giorni. Da 120 milioni. Ancora, ma perché? Ezio, non c'è Ezio, qualcuno chiama Marcello, qualcuno chiama Ezio. Allora siamo Massimo Tadorni, Damiano Giordano, Minori, dai, sentiamo un po' di chiamate. Piano, pronto? Pronto? Ciao Massimo. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Nino. Buonasera. Ciao. E ciao anche a Damiano. Non dimentichiamo nessuno. Con chi parliamo? Sono Silvia. Ah, ciao Silvia, prego. La nostra amica Silvia. Ti ricordi Nino di me, vero? Come ci no? Siamo visti a Caselle, vero? La notte di Caselle. Quella famosa sera. Sì. Prego che Silvia. Ti ho fermato. Come no? Allora, dopo Bari, rimane?
Come sapeva, detto Damiano. È una domanda da 120 milioni questa. Ascolta, ascoltate una cosa, sì. Ma vadano i 120 milioni, ci sono poi ancora dei 120 milioni che non c'è. Allora, no, quello che voglio dire io dico, ma come si fa a intavolare queste cose, no? Sì. Quando un giocatore, non dico sei mesi, neanche un anno, ancora tre anni di contratto, ma allora cosa servono i contratti, signori? Ma allora possiamo fare carta straccia o carta estetica, non è se clausole, vogliamo, no. Ma non male. Si può, ma insomma, siamo seri, sì. Io la interpreto così, perché ma se facciamo un contratto al momento che vengono a giocare da noi o da un'altra parte, ma cosa serve? Allora non facciamolo proprio, così almeno a piacimento. Cioè, Silvia, sai, uno si è rotto, l'altro se ne va. Silvia, sai a cosa servono i contratti? I contratti servono a far sì che i giocatori poi non se ne vadano gratis, perché se non ci fosse il contratto purtroppo andrebbe via gratis, è quello il discorso. L'unico motivo per il quale poi prendi dei soldi è perché c'è un contratto, se no succede come con Caceres, finito il contratto va via gratis. Neanche può piantare lì la Juve così. No, forse ne ha ancora quattro, ne ha ancora quattro mi sa. Ho un mese dall'inizio del campionato, 2019, se stabilizza tutto. Io non posso capire che 120 milioni sono belli. Guardate, certo, signore, non so neanche come sono fatti. Io sì, ho pianto, credetemi, ho pianto, perché io ho 71 anni, l'ho quasi adottato da nipote questo qua. Ho l'abbonamento, ma giuro che se sapevo una cosa del genere non avrei più fatto l'abbonamento, perché io sono affezionata a questo ragazzo, io amo la Juve all'infinito. Ma sai com'è? Quando c'è qualche giocatore, lo prendi un po' sotto l'ala, così si fa per dire. E allora mi piace da morire, io quando vado allo stadio tifo per Pogba, io ieri ho passato una giornata delle più tristi. In lutto. Non ti posso dire. Comunque, Silvia, adesso ti devo salutare perché... Prego, finisci pure. Cominciate a darmi un po' di speranze, a parte il fatto che io... Se va via, ci ho pure rimesso un pranzo, perché io ho scommesso che non andava via. Aia. Per cui anche quello, mettiamo. Speriamo di no, che resti, così il pranzo te lo fai pagare. Ciao Silvia, grazie. Silvia, altre chiamate grazie. Velocemente. Pronto? Pronto? Aia. Un'altra. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera a tutti voi, sono Gianni. Telefono. Buonasera. Da dove Gianni? Dalla Riviera Adriatica, nelle Marche. Benvenuto Gianni, prego. Benvenuto, grazie. Niente, io ho due desideri. Uno è che, due sono che non partano Neto e Lemina. Se viene Mascherano, ok, ma se no questi due giocatori spero che rimangano. Sì. Poi per quanto riguarda Pogba e gli spettatori di Roma, io condivido questo perché... Noi tifosi qualche volta soffriamo un po' di nostalgia, però dobbiamo, io ho vissuto 6-7 generazioni di giudizio, io sono tifoso della Juve, non dei giocatori. Certo. Il fuoriclasse è un giocatore praticamente che è Pogba, che è Dybala, e il fuoriclasse è un giocatore che deve giocare a briglie sciolte. E purtroppo a briglie sciolte può giocare solo un giocatore per squadra. E se poi questo giocatore gioca più lontano di 40 metri dalla porta diventa problematica la cosa. Se lo disciplini diventa un giocatore mediocre. Pertanto la mancanza di Pogba, anche se noi dobbiamo ringraziarlo, dobbiamo ringraziare Raiola, dobbiamo ringraziare la Juve, dobbiamo applaudirlo quando tornerà da noi a Torino, noi dobbiamo essere così noi tifosi, io ieri sera ho visto la partita della Dinamo, ho visto uno spettacolo con Piazza, cioè un saluto dei tifosi, dei compagni. Noi tifosi dobbiamo essere così, non dobbiamo soffrire di nostalgia, criticare la Juve. La Juve era stata massacrata. Ora abbiamo giocatori che vogliono venire da noi, noi eravamo scomparsi, hanno tentato di eliminarci completamente dal calcio. Perciò noi tifosi dobbiamo apprezzare tutto quello che ha fatto Andrea, tanto per fare, poi dopo tolgo il disturbo, se Del Piero, se Andrea Agnelli non vincevamo, i tifosi lo massacravano Andrea Agnelli, perché un giocatore con Boniperti a 32 anni, quando si è accorto che intasava l'area, perché da centrocampista è andato a fare centravanti come ha fatto Alex, si è lasciato il calcio.
Dice, questo ancora a 40 anni voleva giocare ancora nella Juve. Cioè, i giocatori, noi non dobbiamo, ecco, come ripeto, la nostalgia, non dobbiamo soffrire di questa malattia, perché blocca la crescita questa malattia. Quindi in sostanza... È chiaro. Grazie, tifoso, il concetto. Dice, se parte Pogba, va bene. Evidente. Ne troviamo un altro, dai. Oggi tanti messaggi contro. Beh, dico, che ci state a guardare a fare se dovete messaggiare contro? No, contro. Siamo quasi in chiusura, vedremo che tipo di evoluzione avrà questa situazione. Sì. Nei prossimi giorni noi continueremo a seguirla insieme alle altre, naturalmente. Allora, prego Damiano, lo scenario... chiosiamo perché abbiamo giusto, un minuto. Cioè, lo scenario curioso e interessante veramente sarebbe vedere i movimenti della Juventus qualora dovesse accettare l'offerta del Manchester, cioè nel senso perdi una pedina così importante quando già devi coprire un altro ruolo a centrocampo. Sempre a centrocampo. Quindi sono veramente curioso di sapere come la Juventus si muoverà, perché il tempo gioca a favore della Juve. D'altra parte, però, se poi alla fin fine ti arriva la proposta indecente e l'accetti, hai pochi giorni per chiudere trattative importanti. Quindi diciamo, sono molto curioso. Tante mail, non riusciamo a leggerle tutte, quindi ci scusiamo, tante telefonate. Ci ritroviamo, vi ricordo ancora una volta che saremo qui sabato mattina dalle 11 per commentare Melbourne Victory e Juventus, quindi telecronaca Marcello Chirico, poi i nostri commenti. Prima uscita ufficiale della Juventus. Con Hernanes titolare. Ah vabbè, per non dirlo così. Magari Hernanes dimostra in questo contesto... verrà venduto, magari fa qualche gol. Chi lo sa? Assume valore magari con qualche gol. Perché no? Non, forse un po' lentino il profeta. Affonda ma... poi lì la tirata T. Grazie a Damiano Giordano, grazie a Nino Massimo, Ori. Ciao a tutti. E grazie a te, buona grazie a voi che ci avete seguito, anche insultato, perché ormai abbiamo capito che facciamo da catalizzatore anche per questi soggetti. Ho sempre numero E. Rispondo a un amico che no, gli ascolti sono aumentati, non diminuiti, aumentati. Grazie ancora, passatevi una buona serata se potete. Ciao.